Buonasera. Siamo arrivati al culmine della violenza eversiva. La strage di Bologna è l'ennesimo capitolo di questa storia oscura e terribile. I nomi più ricorrenti nelle cronache sono adesso quelli di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Facchini, Gilberto Cavallini. La magistratura, che aveva tentato di riannodare i fili di una matassa ingarbugliata ad arte, era stata investita da una violenta reazione. E il giudice Mario Amato era stato fra i primi a cadere. Altri fatti, come l'uccisione dell'ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, faranno sorgere gravi sospetti di collegamento fra l'eversione nera e la mafia, la criminalità comune e la P2. Ma iniziamo da quel mattino. Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d'aspetto di seconda classe. Il sabato 2 agosto, un giorno di punta del traffico estivo e del luogo, lo snodo ferroviario più importante dell'intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente ciò che è accaduto, cioè un eccidio senza precedenti. Non c'è da dare niente, non ci sono parole che possono... La città colpita è il capoluogo emiliano, la cosiddetta capitale rossa, amministrata da una giunta di sinistra che non solo in... sulla base di un rapporto della Digos, ma anche di testimonianze e dichiarazioni di detenuti, partono i primi ordini di cattura contro alcuni neofascisti appartenenti ai NAR, nuclei armati rivoluzionari, a terza posizione al Movimento Rivoluzionario Popolare. Tra gli ordini di cattura, quelli per Sergio Calore, Francesca Mambro e successivamente per Massimiliano Facchini e Giuseppe Valerio Fioravanti. Ai giudici che conducono l'inchiesta giungono poi notizie e segnalazioni in base alle quali i sospetti dovrebbero essere indirizzati oltre confine, lontano dai gruppi neofascisti italiani. L'ipotesi che scaturisce da quelle indicazioni è di un complotto internazionale in cui sarebbero implicati terroristi stranieri e neofascisti italiani latitanti all'estero con collegamenti in Italia. Tutto questo risulterà essere un montaggio costruito a tavolino, con l'utilizzazione di vecchie informazioni e l'aggiunta di notizie completamente inventate. Ai giudici di Bologna apparirà come un'operazione di inquinamento e depistaggio progettata ed eseguita dagli uomini di un settore deviato del SISMI, che era diretto allora, come ricorderete, dal generale Giuseppe Santovito, affiliato alla P2. Il generale Pietro Musumeci, capo della divisione controllo e sicurezza, anch'egli appartenente alla loggia P2, e il suo vice e collaboratore, colonnello Giuseppe Belmonte, saranno condannati per avere prefabbricato la falsa prova di un complotto internazionale. Ma vediamo di seguito. Il 13 gennaio 1981, sul treno espresso 514 Taranto-Milano, in una vettura di seconda classe, viene scoperta una valigia che contiene 8 lattine piene d'esplosivo, un mitra MAB, un fucile automatico da caccia, 2 biglietti aerei Milano-Monaco e Milano-Parigi. Il rinvenimento è stato possibile grazie a segnalazione dei servizi segreti. L'operazione Terrore sui treni, così viene chiamata, di cui la valigia deve essere una prova evidente, e le informazioni erano false, costruite nell'ufficio di Musumeci e Belmonte con la connivenza di Santovito. Nella sentenza della Corte si legge: la ricostruzione dei fatti, basata su prove documentali e testimoniali, e sulle dichiarazioni degli stessi imputati, fa emergere una macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini sulla strage di Bologna. Sgomenta che forze dell'apparato statale, sia pure deviate, abbiano potuto così agire non solo in violazione della legge, ma con disprezzo della memoria di tante vittime innocenti, del dolore delle loro famiglie e con il tradimento delle aspettative di tutti i cittadini a che giustizia si facesse. Sone a bordo, si inabissa nel mare di Ustica la sera del 27 giugno 1980. È stato abbattuto da un missile o da una bomba esplosa all'interno dell'aereo. Davanti alla commissione stragi del Parlamento, alti ufficiali e uomini dei servizi segreti spesso non ricordano o si contraddicono. Dopo 10 anni, insomma, non c'è traccia di verità da consegnare anzitutto ai familiari di quei morti.
Nell'istruttoria, che è alla base del processo di primo grado sulla strage di Bologna, si fa riferimento, non di rado, a presunti ruoli di Licio Gelli nelle operazioni di depistaggio messe in atto con qualche apparente assonanza per tutte e due le tragedie. Il processo d'appello dovrà dire quanto questi riferimenti siano fondati. In ogni caso, a prescindere dal contesto giudiziario, la figura di Licio Gelli è fra le più singolari e inquietanti del dopoguerra. Licio Gelli nasce a Pistoia nel 1919. A 18 anni partecipa come volontario alla guerra di Spagna. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, lavora nella Federazione Fascista di Cattaro in Montenegro. Dopo l'8 settembre torna a Pistoia, dove intrattiene rapporti di natura controversa con il comando tedesco e con alcuni esponenti locali di formazioni partigiane a indirizzi politici divergenti, monarchici e anarchici. Nel 1948 diviene segretario del deputato democristiano Romolo 12, con il quale collaborerà a lungo. Quindi entra alla Permaflex, dove fa rapidamente carriera, fino a diventare direttore dello stabilimento di Frosinone. Nel novembre 1963 si iscrive alla massoneria. Alla fine del 1971 viene nominato segretario organizzativo della Loggia Propaganda 2, di cui in breve tempo riesce ad incrementare notevolmente gli iscritti. Nel dicembre 1974 la Loggia Propaganda è sciolta, ma nel 76 Licio Gelli, superando l'opposizione del Gran Maestro Lino Salvini e dei maestri venerabili delle altre logge, ottiene la costituzione di una nuova formazione, indicata come Loggia P2, interamente nelle sue mani e a sua esclusiva disponibilità, come accerterà poi il Comitato dei Saggi. Personalità di grande interesse tra i nuovi iscritti è il generale Giovanni Allavena, ex capo del SIFAR, il servizio segreto militare protagonista di grandi episodi di deviazione a sfondo golpista negli anni 60. Nella sentenza della Corte d'Assise per la strage alla stazione di Bologna si afferma che la capacità di intervento del venerabile non avrebbe potuto espandersi in maniera così ampia senza aver acquisito, è scritto testualmente, quel formidabile strumento di controllo, quella formidabile leva di ricatto costituita dai fascicoli del SIFAR. I fascicoli raccoglievano notizie riservate su dirigenti politici, sindacalisti, finanzieri, industriali, giornalisti, sacerdoti ed altre categorie di cittadini più o meno importanti. Si afferma che parte dei fascicoli fosse custodita da Gelli in Uruguay, dove nel maggio 1981 sarebbe stata sequestrata dal servizio segreto di quel paese. Soltanto 16 di questi fascicoli sono stati recuperati e risultano agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 che ha chiuso i suoi lavori nel 1984. È sicuramente documentato, si legge nella relazione di maggioranza della stessa commissione, un coinvolgimento significativo di uomini della loggia nel golpe borghese. Gli anni che vanno dal 1976 all'81 segnano il periodo cruciale nella storia della P2. Viene redatto il cosiddetto Piano di Rinascita Democratica, che indica le linee portanti di un articolato programma di intervento in molti delicati settori della vita pubblica italiana: vertici politici e amministrativi dello Stato, apparati militari, magistratura, informazione, eccetera, secondo una filosofia di segno prettamente autoritario. Il 17 marzo 1981, a Castiglion Fibocchi, la Guardia di Finanza, su ordine dei magistrati milanesi titolari del procedimento penale contro Michele Sendona, sequestra una lista di 962 nomi di presunti iscritti alla loggia, tra i quali figurano esponenti del mondo bancario, magistrati, uomini politici, giornalisti e 195 ufficiali delle tre armi e dei servizi segreti, tra cui 12 generali e 8 colonnelli dei carabinieri, 8 ammiragli, 22 generali dell'esercito,
5 generali della Guardia di Finanza, 4 generali dell'Aeronautica. Tra essi, il capo del Servizio Segreto di Sicurezza Democratica, SISDE, il segretario generale del Comitato Esecutivo per i Servizi, uno dei capi del disciolto SID, il capo di Stato Maggiore della Difesa, 3 ex vicecomandanti dell'Arma dei Carabinieri, il comandante generale della Guardia di Finanza e il suo predecessore. Nella relazione conclusiva della commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Tina Anselmi è testualmente scritto che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare autentiche e attendibili. E tuttavia va detto che il giudizio espresso in relazione alla loro veridicità complessiva non esclude che talune affiliazioni risultino incerte o infondate e che non tutti gli affiliati possano ritenersi allo stesso modo responsabili delle azioni e dei progetti attribuiti alla loggia. Lo scandalo provocato dalla scoperta delle liste sorprende il Paese. Il 7 maggio il Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani nomina un comitato di 3 saggi, composto da Vezio Crisafulli, Lionello Levi Sandri e Aldo Sandulli, per fornire elementi conoscitivi e critici sulle attività espletate dalla loggia P2. Il comitato, nelle sue conclusioni prese a maggioranza, definirà la P2 una loggia assolutamente anomala. Tra enfatizzazioni e sottovalutazioni non di rado strumentali e nonostante la presenza di casi di documentabile estraneità, la P2 è per molti versi una realtà inquietante, specie quando è palese che le affiliazioni si annidano anche all'interno delle istituzioni. Nei mesi successivi verrà avanzata da più parti la tesi che gli aderenti alla P2 fossero assai più di 900. Lo stesso Gelli, in un'intervista all'Espresso del luglio 1976, affermò che gli iscritti erano 2.400. Si è parlato del Comitato Esecutivo Massonico di Monte Carlo, o Loggia di Monte Carlo, nella quale potrebbero essere transitati altri iscritti alla P2. Gelli, fuggito nel frattempo dall'Italia, viene tratto in arresto a Ginevra il 13 settembre 1982. In Svizzera ha depositato beni per circa 100 milioni di dollari che i magistrati congelano nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, in ordine al quale Gelli ha svolto delicate e non tutte chiarite funzioni mediatorie. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto 1983, 10 giorni prima che le autorità elvetiche concedano l'estradizione, Gelli evade dal carcere di Chamdolon. La latitanza lo porterà, con ogni probabilità, in America del Sud. Il 21 settembre 1987 ricompare in Svizzera e si costituisce alle autorità ginevrine, alle quali dichiarerà di essere malato di cuore. Processato per essersi introdotto abusivamente in territorio elvetico, esce dal carcere il 17 febbraio 1988 ed è estradato in Italia, dove giunge in stato di arresto. Dall'estradizione, la Svizzera esclude i reati connessi al terrorismo e alle stragi, poiché li considera reati politici. L'11 aprile dello stesso anno ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Nel dicembre 1987 la Corte d'Assise di Firenze lo aveva condannato a 8 anni di reclusione per i finanziamenti accordati ad esponenti della destra eversiva toscana imputati per attentati ai treni sulla linea Firenze-Bologna. Alla fine del 1989, in appello, la Corte d'Assise, in seguito alla il processo d'appello è ancora in corso. Tra le persone che figurano nelle liste della P2 c'è il vertice dei servizi segreti. Il generale Giulio Grassini, direttore del SISDE, il servizio segreto civile. Il generale Giuseppe Santovito, direttore del SISMI, il servizio segreto militare. Il generale Musumeci, capo dell'ufficio controllo e sicurezza del SISMI. Il prefetto Walter Pelosi, segretario del CESIS, il comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza. Lo scandalo che ne consegue investe tutto l'apparato.
I dirigenti, nei mesi che seguono, vengono sostituiti, le strutture interne riordinate. Intanto si profilano e via via si precisano le responsabilità dei settori deviati. Io vidi l'ombra della P2 estendersi su vari settori dell'amministrazione, ma la cosa che più mi preoccupò come patriota fu l'ombra che si distendeva sulle forze armate. Allora decisi in pochi giorni il più vasto mutamento di vertici militari che la storia italiana avesse avuto dopo Caporetto. Il 21 luglio, a distanza di non più di 10 giorni dalla fiducia accordatami dalle due Camere, io mutai tutti quei settori delle forze armate in cui si era stesa l'ombra della P2. Servizi di sicurezza in particolare che erano stati purtroppo controllati, sia quello militare sia quello civile della P2. E questo movimento di vertici militari, con l'arrivo a Roma di generali comandanti delle grandi guarnigioni del nord, estranei alla lotta politica esasperata che caratterizzava la capitale, fu di grande vantaggio per le forze armate, di grande vantaggio per le forze dell'ordine. Il ruolo per esempio dei carabinieri, che erano stati inquinati in qualche momento dalla P2, diventò essenziale in tutta la fase successiva della battaglia contro il terrorismo. No, signor Presidente, il dolore non può farci tacere. Troppe incertezze e colpevoli deviazioni hanno subito le indagini da Piazza Fontana ad oggi. Troppe interferenze e coperture sono state consentite. Ora
la sincerità del dolore e della condanna si misurano sui fatti ed esclusivamente su di essi. Quel giorno la piazza era piena, ribollente di sdegno, di protesta, di dolore, e Pertini ha compiuto il suo dovere e con grande nobiltà, avvicinandosi al sindaco e mostrandogli la sua solidarietà, il suo consenso. Poi, dopo il mio discorso, ho sentito delle critiche secondo cui non si doveva fare una grande manifestazione per un funerale, non si doveva fare un discorso di denuncia e di lotta, ma io resto del parere che si doveva fare, perché penso che uno degli obiettivi principali che i mandanti di quella strage si erano prefissi era di mostrare che la democrazia non rispondeva, che si poteva mettere in ginocchio la gente, che si poteva ricacciarla nelle case. Si preparava un collasso della democrazia, o almeno del modo di vita democratico che è dell'Italia, che è fatto di lotte e anche di manifestazioni di piazza, di presenza della gente, delle donne, degli uomini. La gente non è rimasta in casa, è venuta, ha protestato, ha dimostrato di essere in piedi, di poter rispondere, di volere rispondere a questo attacco. La Repubblica non è stata sconfitta quel giorno. I nomi di alcuni... Giuseppe Valerio Fioravanti, detto Giusva, nasce a Rovereto il 28 marzo 1958. La famiglia è medio borghese, studente delle scuole superiori, simpatizza per i neofascisti e a metà degli anni 70 fa la sua parte nelle squadre di picchiatori che si azzuffano davanti alle scuole romane. Nel 78, a 20 anni, parte per il servizio militare destinato a Tauriano di Spilimbergo in provincia di Pordenone. Una sera, mentre è in servizio di guardia al deposito di munizioni, sottrae due cassette di bombe a mano tipo SRCM. Nel giugno del 79, Fioravanti è condannato dal Tribunale di Padova a 8 mesi per abbandono del posto di guardia. Da questo momento si avvia a diventare uno dei membri più in vista dei gruppi di fuoco dell'eversione di destra. Quando viene catturato, nel febbraio 1981, pende su di lui l'accusa di 8 omicidi. Valerio Fioravanti sta scontando 6 condanne all'ergastolo. Come Fioravanti, anche Francesca Mambro e Gilberto Cavallini sono protagonisti della fase più violenta delle versioni di destra, quella cosiddetta dello spontaneismo armato. È una sorta di dichiarazione di guerra indiscriminata al sistema borghese, con ossessivi inni all'impegno e alla lotta, al sacrificio e alla morte. Critiche feroci sono rivolte ai capi storici della destra neofascista, non soltanto all'MSI, definito pantofolaio e venduto al sistema, ma anche ai gruppi di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, cui si rimprovera di aver appoggiato una strategia golpista destinata a rafforzare quello stesso sistema che proclamava di combattere. Dal crollo delle idealità fino allora accettate dalla destra estremista, si salva come valore unico il combattimento fine a se stesso. Contempla una mitica esaltazione del guerriero, la testimonianza da rendere per il valore in essa racchiuso, al di là di strategie, appartenenze e discipline decise altrove, il rito delle armi da conquistare sul campo. Di qui forse gli assalti agli agenti di polizia per sottrarre loro mitra e pistole. Il gruppo più noto è quello dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, responsabile fra il 78 e l'82 di 23 uccisioni.
tra i primi a cadere sotto il fuoco dei NAR è il giudice Mario Amato. Romano, 42 anni, sposato, con un figlio, Mario Amato viene ucciso il 23 giugno 1980. I terroristi gli sparano in Viale Ionio mentre è in attesa dell'autobus che deve portarlo a Palazzo di Giustizia. Amato è titolare di tutte le inchieste sull'eversione nera a Roma e nel Lazio. La sua morte, questo è il giudizio subito emerso, deve bloccare l'indagine giudiziaria in atto sull'eversione di destra. Un attentato così clamoroso contribuisce inoltre a rilanciare la strategia del terrore. Signor Presidente, vuole chiedere per cortesia alla signora quante persone erano in grado di sapere che quella mattina, la mattina dell'omicidio, il dottor Amato sarebbe uscito a piedi e avrebbe preso l'autobus. Egli aveva preso che era stata decisa la sua soppressione ed era già in fase di esecuzione. Nella relazione capo ha omesso questo particolare, che poi invece era contenuto nel rapporto della Digos. In realtà questo si riferisce ad una vicenda molto importante relativa al terrorismo nero. Gli diceva quella destra eversiva che ha relazioni in ogni ambiente, che perciò è estremamente pericolosa, e parlava quindi di una vicenda che poteva anche essere esplosiva, poteva anche dare una svolta alle indagini contro il terrorismo. Certo che comunque non riuscì ad avere nemmeno un aiuto nelle indagini, perché che aveva più volte invocato, dicendo che non potevano essere istruttorie che egli doveva condurre da solo, evidentemente. È evidente che l'azione, essendo diretta a quello che era il nostro ambiente, doveva chiaramente essere quantificata in un personaggio che come minimo questo ambiente lo perseguitava. Ecco. Questo emerge da... Mi sembra evidente. Altre domande? Quindi l'uccisione è anche in relazione alle indagini che stava compiendo il commissario? No, alle indagini, alla funzione che svolgeva nei confronti dell'ambiente, non di indagini precise. La smetta di accreditare questa tesi fantasiosa. L'obiettivo è stato scelto e identificato nel giudice Amato. L'assassino del giudice Mario Amato è Gilberto Cavallini. Complici per concorso morale Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. Quest'ultimo è già una figura centrale, come si è detto, dello spontaneismo armato. Il suo nome viene fatto nel corso delle indagini sui delitti del terrorismo nero e il ruolo che si attribuisce all'estremista trova parecchi riscontri oggettivi. Per altri delitti quel ruolo resta invece soltanto sullo sfondo. È il caso dell'assassinio rimasto ancora oscuro di Mino Pecorelli, di cui Fioravanti, a sentire alcuni pentiti, sarebbe l'uccisore. Ma l'istruttoria è ancora in corso. Carmine Pecorelli, detto Mino, nasce a Sessano, in provincia di Campobasso, il 14 giugno 1928. È figlio del farmacista del paese. A 16 anni si unisce ai polacchi del generale Anders, che nel 1944 risalgono l'Italia con l'ottava armata. Laureatosi in legge, dal 1967 è redattore del settimanale Mondo d'Oggi. Poi direttore dell'agenzia Osservatorio Politico e della rivista Oppi, che vive sul filo di uno scandalismo non di rado ricattatorio. Pubblica notizie riservate, raccolte soprattutto negli ambienti inquinati dei servizi segreti. Iscritto alla P2, i suoi rapporti con la loggia si guasteranno e se ne allontanerà un paio d'anni prima di morire. Viene ucciso la sera del 20 marzo 1979 da un sicario che lo attende in strada sotto la redazione della rivista Oppi. C'è dell'altro. Contro Fioravanti viene spiccato un mandato di cattura dal giudice Falcone per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Piersanti Mattarella, 44 anni, democristiano, presidente dimissionario della Regione Sicilia, viene ucciso la mattina del 6 gennaio 1980. Il killer gli spara in auto sotto gli occhi dei suoi familiari in Via della Libertà, davanti a casa. Piersanti Mattarella non aveva esitato a denunciare le collusioni tra mafia e pubblici poteri e tentato altresì di modificare la legislazione regionale sugli appalti pubblici. L'assassinio davanti ai familiari non rientra
nelle regole, o meglio nel sentire della mafia, ecco. Poi ci sono altre cose, la giovinezza del killer, perché stando alle testimonianze pare fosse giovanissimo. Questo mi pare che deponga a favore di una tesi di gente specializzata che viene da fuori pur avendo qui delle basi informative. Questi delitti gettano una luce molto diversa sull'immagine che il gruppo dei Narr avrebbe voluto dare di sé. Rivelano infatti torbidi rapporti con la criminalità comune, la mafia, la P2 e dietro a tutti i servizi deviati. I legami con la criminalità comune sono del resto una conseguenza quasi inevitabile per un'organizzazione che ha bisogno di basi, di documenti, di ricettatori, in definitiva di prestazioni che si ottengono soltanto dai professionisti del crimine, che non sono, come sentiremo fra poco, figure di secondo piano. L'alleanza della banda della Magliana con i terroristi neri è esemplare. Verrà scoperta dopo la rapina del novembre 79 alla filiale romana della CIS Manhattan Bank, compiuta da un gruppo dei Narr di cui facevano parte, tra gli altri, Valerio Fioravanti e Alessandro Alibrandi, figlio del giudice Antonio Alibrandi. Parte del bottino venne ritrovata in possesso di Franco Giuseppucci, detto Er Negro, boss appunto della banda della Magliana. Giuseppucci, si saprà poi, riciclava il denaro rapinato dai terroristi neri e procurava loro armi e munizioni. Non è tutto. Un altro componente della banda, Danilo Abruciati, collegato al traffico della droga, verrà ucciso a Milano da una guardia giurata mentre sta sparando a Roberto Rosone, il banchiere che ha appena preso il posto di Roberto Calvi al vertice dell'Ambrosiano. Chi aveva armato la mano di Abruciati? Altri uomini dell'organizzazione, infine, risulteranno in contatto con elementi dei servizi segreti deviati. C'è poi una vicenda non del tutto chiarita. È quella della rapina a un deposito della Brinks Secormark, avvenuta il 24 marzo 84 a Roma ed eseguita da un gruppo di banditi guidato da Antonio Chicchiarelli, un personaggio della malavita romana che avrebbe avuto più di un collegamento con gruppi terroristici. Il 24 marzo 1984, quattro pericolosi criminali assaltarono la sede romana della Brinks Secormark asportando 35 miliardi di lire, 25 in contanti. A seguito delle nostre indagini, risultò essere capo di quella banda Tony Chicchiarelli, noto falsario romano, ucciso in circostanze misteriose 6 mesi dopo a Montesacro. Chicchiarelli diventò importante per le nostre indagini perché risultò essere il telefonista anonimo che inviò il redattore del Messaggero in piazza Gioacchino Belli, dove all'interno di un cestino porta rifiuti trovò una busta contenente documenti di rivendicazione. Fra questi c'erano 3 schede in originale, riferite a Pecorelli, Ingrao e Gallucci, le cui fotocopie furono rinvenute in un borsello all'interno di un taxi il 14 aprile 1979, pochi giorni dopo l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Quasi non bastassero le prove fin qui emerse, si è accertato il collegamento fra estremisti neri alla banda Valanzasca, sancito da un progetto di azione comune stipulato nel corso di una riunione a Roma agli inizi del 77. In un covo della banda, in via dei Foraggi, venne catturato nell'aprile del 77 Pierluigi Concutelli, appartenente a Ordine Nuovo. Questa congerie di rapporti è in plateale contraddizione con la pretesa del movimento di dar vita ad una lotta politica fondata su uno spontaneismo misticheggiante, libero da compromessi e condizionamenti. È, d'altronde, un capitolo aperto all'interno di una vicenda che deve veder sistemate e trovare conferma non poche connessioni e complicità. Si tratta di una trama eversiva complessa, ideologicamente spuria, la cui storia ha in serbo altre pagine. Thank you.
Sono le 19.08 del 23 dicembre 1984. Mentre il treno 904, partito da Napoli diretto a Milano, si trova all'interno della grande galleria dell'Appennino, subito dopo la stazione di Vernio, esplode una bomba collocata in una carrozza di seconda classe, la nona dalla testa del convoglio. Perdono la vita 15 persone, un'altra morirà in ospedale dopo qualche tempo. I feriti sono 267. Per la strage, i giudici di Firenze condanneranno all'ergastolo Giuseppe Calò, il boss mafioso cassiere delle cosche palermitane, Giuseppe Missi, boss della camorra napoletana, Alfonso Galeota, Guido Cercola e Giulio Pirozzi, camorristi. Dal processo sarà stralciata la posizione di Massimo Abbatangelo, deputato del Movimento Sociale Italiano all'epoca dell'inchiesta. In appello, il 16 marzo del 90, viene confermata la condanna all'ergastolo per Giuseppe Calò e Guido Cercola. Missi, Galeota e Pirozzi vengono assolti per non avere commesso il fatto. Gli eversori e coloro che sono in contatto con gli eversori non dispongono più, o non dispongono più come prima, di forti collegamenti all'interno delle istituzioni. Questi vincoli si sono allentati e allora la strage assume il significato di una contrapposizione di un antistato allo Stato. E è significativo, mi sembra, in questa prospettiva, che per l'episodio della strage del 23 dicembre 84 la Corte di Assise di Firenze abbia ravvisato una coesione di gruppi tipici dell'antistato. Nella sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 25 febbraio dell'89 era scritto: deve concludersi che con la strage dell'antivigilia di Natale del 1984 la mafia ha inteso assolvere a molteplici finalità, alcune riconducibili all'esigenza, realizzata attraverso la diffusione indiscriminata del terrore, di indebolire il sistema democratico del nostro Stato, distoglierne con false emergenze l'impegno civile, politico e giudiziario, e determinare dunque quella situazione di incertezza e di disorientamento nei pubblici poteri e di sfiducia in questi da parte dei cittadini, che sono i presupposti indispensabili per la crescita ed il consolidamento del potere mafioso. Lo scenario in cui si collocano le vicende rievocate e discusse stasera, dunque sullo sfondo il mondo della destra eversiva. Il momento delle interviste propone stasera due personaggi, moglie e marito, che per tanti versi occupano le cronache tragiche e controverse di quegli anni. Sono Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Straullo e per altre 5 uccisioni. In primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli della storia del terrorismo, è vero? Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni,
verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare dei padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini. Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola, no, e vi fossero le tasse da pagare? No, no, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun'ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio. Il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare. Questo è, penso che sia peggio che uccidere. Il dubbio può anche voler dire decidere di non fare, oltre che di fare. Sì, in quel momento, cioè un secondo prima di decidere di andare tutti insieme, di partire, sapendo di andare a fare qualcosa che crea dei sensi di colpa, perché la morte di una persona non può lasciare indifferenti, assolutamente, se no saremmo delle bestie. In quel momento, in quel secondo, ti passa un'intera vita davanti. Tu hai il dubbio, provi il dubbio e l'angoscia profonda che chi vai a colpire potrebbe essere meno peggiore di quanto si sia detto, si sia pensato. E difatti questo alle volte può essere motivo di ripensamento. E la vita che di volta in volta invece avevate davanti, quella da colpire, non contava? Il dubbio è forte in quel momento, però proprio perché sei inserito in un discorso razionale, perché stai usando la logica in quel momento, pensi che puoi avere meno torto degli altri e quindi puoi superare quel momento. Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'associazione universitaria Missina. Che cosa l'aveva spinto ad aderire? Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. Per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo, ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta. Dalle BR sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto? Beh, a differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse noi non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse.
per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale. È lecito, secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto? Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io, quando l'ho fatta, avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero, e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni. Non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto. Insomma, si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava. Insomma, le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento. Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo. Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma, tuttavia, consapevolmente. Tuttavia, c'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime. Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla... Ma dietro gli esplosivi chi c'era, perdoni? Non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi, di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa. Diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe. Volevamo semplicemente esserci, partecipare. L'abbiamo fatto nel modo che si può fare a 20 anni, anche prima, perché abbiamo cominciato anche prima, con la rabbia dei 15, dei 16 anni. Avete mai avvertito intorno a voi, se non proprio collaborazione, qualche copertura? Ma senta, io sono stata ferita dai poliziotti, Valerio è stato ferito dai carabinieri, i nostri amici sono morti per mano delle forze dell'ordine. Se qualcuno ci voleva coprire, come mio, dovevano salvarci la vita, penso. E strumentalizzare? Se qualcuno ha provato a strumentalizzare quella che era lo spontaneismo armato, non credo che gli sarebbe stato facile, perché eravamo un gruppo, una banda piuttosto paranoica, non ci fidavamo di nessuno, per noi potevano essere tutte spie e tutte guardie. Perché? Perché eravamo cresciuti con l'idea che a destra ci fossero infiltrazioni, se non addirittura agenti provocatori. E tra l'altro siamo cresciuti con quella paranoia, siamo caduti proprio in pieno nella trappola, tra l'altro, che l'antifascismo fosse più che motivato nel momento in cui certi personaggi si prestavano il fianco alle più svariate interpretazioni del loro modo di far politica o di intendere la politica. Voi stessi non prestavate con le vostre azioni, con le vostre idee, qualche buon pretesto all'antifascismo? No, anzi, noi tra l'altro, proprio perché eravamo stanchi di sentir dire che i fascisti erano in combutta con le guardie, che erano il braccio armato del potere, abbiamo fatto tutto quello che era l'opposto, cioè abbiamo praticamente risposto a modo nostro a quelle teorie, che erano teorie, tra l'altro, ci siamo cascati in pieno.
Ecco, la paranoia è una parola sua, non potevano mettere in crisi in qualche modo il rapporto con la realtà e quindi con la gente. L'estraneità, se non anche l'ostilità della stragrande parte del paese nei vostri confronti, è stato mai argomento delle vostre conversazioni o delle sue personali riflessioni? Come le dicevo, noi non ci siamo mai preoccupati di raggiungere, di conquistare il potere. Non abbiamo mai pensato di fare un cambio del palazzo. Quello che ci interessava erano i rapporti tra di noi, era quello che vivevamo ogni giorno. Io mi sono dedicata particolarmente a questo. Date queste premesse, per così dire, di ordine teorico, veniamo alla più grave delle imputazioni che le sono state rivolte, la strage di Bologna. Il suo alibi, come quello di Valerio Fioravanti, suo marito, per la giornata del 2 agosto 1980, è sorretto da Gilberto Cavallini, vostro camerata dei NAR, il quale sostiene che eravate a casa sua a Treviso. La mattina del 2 agosto sareste andati a Padova e ne sareste tornati senza avere incontrato qualcuno che potesse ricordarsi di voi. Secondo il teste Massimo Sparti, due giorni dopo la strage gli avreste chiesto due patenti false dicendogli: visto che botto a Bologna. Perché in ogni caso non avete pensato a crearvi un'esplicita linea di difesa, attestandovi subito, voglio dire, su una linea di dissociazione rispetto a quel tremendo attentato? Ma io credo che questa sia una delle prove logiche a nostro favore, nel senso che noi non ci siamo mai preoccupati dell'accusa per la strage di Bologna, che tra l'altro a me arrivò quasi subito. Dopo un mese furono spiccati dei mandati di cattura per i quali venne investita tutta la destra, soprattutto quella romana. Noi non ci siamo mai preoccupati perché per noi Bologna era anni luce lontana. Nessuno poteva credere che eravamo gli autori di un fatto così assurdo, così lontano dalla nostra ottica, dal nostro modo di vivere. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del giorno, vivevamo ogni giorno per la strada, rischiando ogni giorno di morire in un conflitto a fuoco. La nostra è stata una storia molto, molto chiara, molto lineare. E questo è secondo me appunto la prova logica a nostro favore. Non ci siamo mai messi d'accordo, non abbiamo mai pensato di crearci un alibi per quel giorno, perché per noi quel giorno era un giorno come tutti gli altri. Le giornate per noi si differenziavano nel momento in cui dovevamo pensare a una rapina di autofinanziamento, per esempio. Tornando al testimone Sparti, qui in Italia penso che la sua trasmissione abbia indicato con le parole esatte la notte della Repubblica. Qui a Bologna il buio è totale. Viene preso un testimone come Massimo Sparti, che è stato in manicomio criminale, ha avuto la semi-infermità di mente. Questo è il testimone chiave dell'accusa di Bologna contro di noi. Lei ha detto: il nostro percorso politico bastava dimostrare che non c'entravamo. Ma non le sembra una riflessione ingenua da parte di chi si poneva e si pone dall'altra parte dello Stato? Ma noi eravamo ingenui. Ma se lei pensa che noi eravamo convinti di poter cambiare almeno le cose che ci circondavano, soltanto, ma non solo noi, anche gli altri, soltanto con qualche pistolettata, bisogna essere degli ottimisti e degli ingenui. Signora, un'ingenuità che si lascia lungo la strada 8 omicidi. Noi in quegli anni eravamo in conflitto con... Prima siamo stati in conflitto con la sinistra extraparlamentare e poi siamo scesi in conflitto con lo Stato, con le forze dell'ordine, quello che rappresentavano, ma con le persone che in piazza erano quelle che avevano lo scontro con noi. E comunque si tratta sempre di obiettivi mirati e non indiscriminati, come la strage di Bologna che vorrebbero addossarmi.
Quando è esplosa la bomba alla stazione di Bologna, lei, se non sbaglio, aveva 22 anni, esatto? Sì. Ecco. Secondo l'ordinanza della Corte d'Assise che l'ha condannata all'ergastolo, lei fu uno degli esecutori materiali della strage. D'accordo, lei ha sempre negato ogni responsabilità per quel massacro e l'ha fatto anche adesso. Ma mi dica qualcosa di più. Crede davvero che senza la sua storia, cioè la storia che ha implicato tutta una serie di condanne all'ergastolo, sarebbe arrivato in quell'aula e avrebbe ascoltato quella sentenza? Io credo che questo nasca da alcune cause concomitanti. Penso che il mio problema principale paradossalmente sia l'infanzia televisiva, che si presta molto a costruire un personaggio. Il secondo problema, ed è un qualcosa che ha costituito negli anni il nostro maggior pregio, ma anche il nostro maggior difetto, cioè il fatto che io con il mio gruppo siamo stati sempre completamente slegati da qualsiasi logica e da qualsiasi gruppo più ampio, perciò questo fa sì che non abbiamo avuto protezione di alcun tipo e fa sì che la nostra storia è in un certo senso facilmente manipolabile, in quanto non avendo un capo storico, non avendo dei maestri, non avendo dei libri precisi a cui abbiamo fatto riferimento, essendoci fatti una cultura nostra personale, chiunque può venire, come hanno fatto a Bologna, e dire sì, è vero, voi avete fatto per 5-6 anni la lotta armata in una certa direzione, ma era solo una copertura perché voi in realtà pensavate esattamente il contrario. Chiunque può alzarsi e dire che noi abbiamo fatto qualsiasi cosa e noi non abbiamo altro da rispondere se non che la nostra storia in realtà testimonia il contrario. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo sempre fatto a faccia scoperta, l'abbiamo sempre fatto in contatto con diverse realtà, per cui è giusto dire che noi eravamo terroristi, ma è molto ingiusto dire che noi eravamo terroristi misteriosi. Non eravamo affatto misteriosi, noi siamo stati arrestati tra una cosa e l'altra in circa 300, soprattutto qua a Roma, per cui le nostre attività non erano affatto così segrete, non erano affatto così carbonare o piduistiche. Lei, richiamando la sua infanzia televisiva, mi ha riportato ai suoi rapporti con suo fratello Cristiano. Cristiano è stato il primo a ricredersi, a ripudiare il terrorismo di destra, come nel suo caso. I giornali hanno scritto che in aula, una volta, durante un processo, lei gli urlò che l'avrebbe ammazzato. Come mai. Sono adesso i rapporti con suo fratello? Io non ho mai parlato con mio fratello e soprattutto non gli ho mai urlato, non gli ho mai detto che l'avrei ammazzato. Questi sono, penso che sono illazioni. Tutto al più devo avergli detto fatti bene i tuoi conti, ma in un senso molto fraterno, paradossalmente. Perché Cristiano sbaglia nel momento in cui si presta troppo al gioco dei bolognesi o di gente del genere. Ma questo è un problema suo, io non ho di questi problemi. I miei rapporti con Cristiano sono, per fortuna, inesistenti. Nel corso degli anni è passato anche il rancore, nel corso degli anni mi sono convinto che comunque vadano le cose, tra di noi la ragione ce l'ho sicuramente io e soprattutto vedo dei risultati che io sto meglio di lui. Io ho conservato amicizie, ho conservato affetti, ho conservato la stima di chi mi conosce bene. Sono uscito, sto uscendo, sto passando attraverso questo difficile periodo con una certa serenità, cosa che lui non ha, per cui direi che il destino ha già scelto per noi chi dei due uscirà, non dico vittorioso perché nessuno di noi vincerà, però uscirà meglio da questa questione, per cui mi è passato anche quel desiderio forte che avevo i primi tempi di avere una rivalsa su lui per la delusione che mi ha dato più che per il male, perché i verbali hanno, il fatto che ti accusi in un processo ha un'importanza relativa, se non lo faceva lui l'avrebbe fatto qualcun altro, insomma il fenomeno dei pentiti era destinato a venire. Io ho un certo rispetto ideologico per il pentimento, visto da un certo punto di vista, per il tipo di cultura da cui provengo io, per una certa forma di nichilismo, diciamo. L'uomo che riesce a rompere col suo passato, l'uomo che riesce a passare sui vincoli, l'uomo che riesce a rifarsi una vita partendo da zero può essere degno di un rispetto, anzi va addirittura ammirato, perché dobbiamo intendere tante volte i vincoli, certi vincoli affettivi, come una forma di debolezza. Per cui da un punto di vista puramente astratto non posso prendermela con il pentito. Il pentito potrebbe essere una persona estremamente forte, potrebbe. Conoscendo le persone in questione, conoscendo il mercato che fanno delle loro dichiarazioni, i compromessi a basso livello, non sono persone disposte a pagare qualsiasi prezzo per la loro libertà, ma sono persone che sono disposte a vendersi a qualsiasi prezzo per la loro libertà. E questo crea in me appunto questa doppia visione. Da un punto di vista intellettuale li potrei capire, da un punto di vista pratico, conoscendo le persone pratiche e conoscendo le loro questioni processuali, non li capisco in mente e non c'è nessuno spazio per
per condividere la loro scelta. In questi anni di carcere, che saranno certamente stati e sono anni di riflessione, forse anche di qualche ripensamento, lei è rimasto sempre fermo su un punto: non collaborare con la giustizia per la ricerca della verità intera. Non si può restare delle proprie idee fioravanti partecipando alla ricerca della verità, anche se scomoda, anche se molto scomoda. Io ho sempre sostenuto che invece su alcune cose era opportuno collaborare, nella fattispecie sulle stragi. L'ho sostenuto apertamente, l'ho sostenuto oralmente, l'ho sostenuto per iscritto in più sedi, tant'è vero che c'è stato un periodo abbastanza nervoso, eravamo tutti molto nervosi, in cui questa sembrava da parte mia un invito alla delazione. Io ho sempre cercato di mantenere molto netto il confine tra quelli che sono reati particolarmente infami, come la strage, che in nessun modo secondo me andava coperta, ed altri tipi di reati su cui è giusto non collaborare, perché non è giusto far prendere ad altri degli anni di carcere per le nostre responsabilità. È una posizione molto difficile, che è stata molto, molto faticosa da portare avanti, perché lei intuisce che in un supercarcere, in un cortile di supercarcere, queste sottigliezze non sempre vengono apprezzate. Al di là di questo scetticismo, lei crede che un giorno, e se sì, a quali condizioni, potrà accettare la proposta di rivelare tutto quello che sa? Non ce n'è bisogno, tutto quello che so l'hanno già detto i pentiti sotto varia forma, un po' camuffandolo, un po' sbagliando alcuni particolari, un po' esagerando alcune forme, ma io non è che abbia conoscenze particolari. E questo forse è uno degli argomenti che mi lascia un po' più tranquillo con la coscienza. Non sono depositario di grandi segreti, per cui il fatto che io debba prendere una posizione non mi sembra una cosa urgente. Posso permettermi di dire che la mia posizione a questo punto potrebbe essere soltanto morale, non è più una posizione storicamente rilevante. A proposito di coscienza, una parola usata da lei. Lei si è assunta la responsabilità di alcuni delitti che le sono stati attribuiti. Quali sono? E quali rivendica ancora oggi e in quali stenta a riconoscersi o non fa differenza? Riconoscermi dopo 10 anni, è difficile riconoscersi in qualcosa a 10 anni di distanza, ce ne sono, detto, alcuni che mi danno molto fastidio, altri che hanno un minor peso sulla mia coscienza, perché ricordo i sentimenti che c'ero, ricordo che buona parte delle cose che mi sono scritte erano improvvisate, erano conflitti a fuoco in mezzo alla strada, per cui quando sei in mezzo a una strada che c'è da, insomma, se ne va a casa e chi spara prima non ti stai a porre tanti problemi di coscienza, e anche dopo non la vedi tanto da un punto di vista di coscienza. In noi c'era molta rabbia, c'era molta delusione, c'era molta voglia di fare, c'era molta speranza, c'erano tanti altri sentimenti. Che impressione può farle oggi, ripensando a quello che è successo, a rendersi conto che la morte di un uomo, per esempio del giudice Amato, può essere stato il frutto, come dice lei, di un momento di rabbia? Penso che sia così da qualche millennio sulla Terra. Il giudice Amato forse non è l'esempio esatto, perché forse è una delle azioni che sono state un po' più ponderate, un po' più meditate, da un punto di vista strettamente teorico e morale, direi anche morale. Io non credo che mai un uomo debba pagare con la morte per le sue idee. Con la morte si finisce per pagare quando c'è uno scontro, quando c'è confusione, quando c'è caos, non certo per delle idee. Non è giusto ammazzare un giudice perché non la pensa come te. Forse diventa più comprensibile ammazzarlo se ti senti perseguitato da quel giudice. Lei crede di potermi dire oggi come fu ucciso quel giorno il giudice Amato? Fu aspettato sotto casa diverse volte. Una volta mi pare uscì con la figlia e non fu ritenuto opportuno, per quella strana forma di pudore che a volte non si crede che gli assassini abbiano, però insomma addirittura ucciderlo con accanto la figlia, che a quell'epoca aveva 10 anni, sembrò eccessivo anche a noi. Una volta ho detto uscì con la figlia, un'altra volta ci furono altri inconvenienti, finché un giorno riuscirono a prenderlo. Non fu un'azione particolarmente difficile. Noi immaginavamo, lui, avevamo preso le nostre misure, perché di solito andava in ufficio in automobile. Quel giorno invece di andare in un'automobile andò addirittura alla fermata dell'autobus, per cui fu ancora più semplice di quello che si immaginava. Perché all'improvviso si è definito un assassino? Io? Perché lo sono. Dalla parte del terrorismo rosso c'era una grande produzione di documenti, dalla vostra invece no. Questo significa che non sentivate di dover giustificare i vostri assassini? Ma noi non siamo partiti con il motivo di giustificare. E abbiamo risposto come potevamo, come sapevamo fare, colpendo quella che era la parte rappresentativa dello Stato.
Nel momento in cui sparavamo addosso a dei poliziotti e dei carabinieri, è chiaro, a dei magistrati, è chiaro che noi con lo Stato non potevamo nulla, non avevamo nulla a che fare. I gruppi terroristici ai quali lei aderiva, come del resto altri di estrema sinistra, giustificavano l'uccisione di agenti di polizia, di magistrati, di funzionari dello Stato, in quanto simboli del sistema, senza tenere conto che dietro i simboli, l'abbiamo già detto, dietro i simboli e se vuole anche dietro le funzioni c'erano degli uomini. Lei ha mai avuto ripensamenti su questo punto? Ritiene, voglio dire, di poter giustificare l'uccisione di una persona incolpevole solo perché inserita nelle strutture dello Stato, o no? Come dicevo, esiste, e penso che continuerà sempre ad esistere, un senso di colpa, perché uccidere un'altra persona non è certo, un tuo simile non è certo qualcosa che può appagarti, anzi, tutt'altro, ti crea dei problemi, ti pone dei dubbi. E, però pensi che in fondo hai meno torto degli altri. E il senso di colpa comunque resta. La solitudine in cui oggi siete, in cui oggi è, se paragonata a ciò che è costata non solo a voi, a lei, ma anzi e soprattutto alle vostre vittime, ecco, non è essa stessa, al di là di ogni altra cosa, il segno della vostra sconfitta? Ma non ci siamo mai preoccupati di questo, perché noi siamo una generazione di sconfitti, nel senso che noi siamo sempre stati dalla parte dei perdenti, non ci siamo mai messi dalla parte dei vincenti e non ci siamo mai preoccupati di esserlo, tantomeno ora. In più occasioni lei ha ammesso l'esistenza di aspre lotte all'interno stesso delle formazioni armate di estrema destra. In alcuni casi venne perfino decretata l'eliminazione fisica degli avversari. Certo. Ecco, da che cosa nascevano quei dissidi? Perché venivano pronunciate sentenze così gravi? Isteria, probabilmente, paranoia. Il fatto che, qua torniamo sull'argomento, che noi abbiamo creduto a troppe leggende sul nostro ambiente e anche noi pensavamo di essere infiltrati da un momento all'altro, anche noi pensavamo di essere circondati da gente che da un momento all'altro poteva essere un informatore dei servizi segreti, un ex non so che cosa, per cui ogni volta che qualcosa sfuggiva un attimino al nostro controllo, che non lo capiamo perfettamente, soprattutto ogni volta che c'era una persona, diciamo, che aveva qualche anno più di noi e che non era stata in galera, cominciamo subito a dubitare, diciamo, perché questo non è mai stato in carcere, questo ha delle protezioni, questo perché viene a parlare con noi, vuole indurci a fare determinate cose, per cui era molto facile che si giungesse a una in pochi casi si è arrivati all'uccisione, ma in molti casi si è arrivati a minacce molto, molto pesanti, si è arrivato a delle rotture di rapporti con gente che oggi invece stiamo rivedendo, non era affatto così pericolosa, non era affatto così in malafede come noi allora credevamo. Ecco, restiamo alle uccisioni, magari preceduto da qualche minaccia. Vorrei ricordarle che anche Ciccio Mangiameli, esponente palermitano di terza posizione e amico di Pierluigi Concutelli, quest'ultimo giudicato come l'assassino del giudice Occorsio, fu, per così dire, giustiziato da suo fratello, il quale avrebbe ricevuto proprio da lei l'ordine, non so se di sopprimerlo, ma certamente di punirlo. Perché Mangiameli venne eliminato, in sostanza? Beh, non è così facile, non è che Mangiameli fu ucciso da Cristiano. Mangiameli fu da noi sequestrato perché io intendevo fargli delle domande abbastanza precise, proprio perché al di là del desiderio di punire una persona con cui avevamo avuto diversi litigi per vari motivi, proprio questo clima di paranoia, volevo capire cosa c'era sotto, cioè non riuscivo a capire che in fin dei conti Mangiameli era semplicemente un uomo normale che si era impelagato in un'avventura troppo grande per lui. Adesso ci abbiamo riflettuto, in fin dei conti Mangiameli è morto soltanto per degli eccessi nostri, pretendevamo troppo da una persona che più di tanto non poteva dare. Lei ha affermato che prima dell'omicidio Amato gli organi di polizia avrebbero tenuto un atteggiamento tollerante nei vostri confronti. Ecco, sì. Che cosa voleva dire? Che avevate delle protezioni o che eravate semplicemente sottovalutati? Eravamo sottovalutati e di questo ci siamo meravigliati per molto tempo e non riusciamo a capire bene perché. L'abbiamo capito in seguito e tornando sull'argomento di prima, per molto tempo ci siamo chiesti del perché riuscissimo sempre a sfuggire a queste,
alle indagini e cominciamo a sospettare che ci fosse un qualcuno che non voleva prenderci perché si aspettava da noi determinati comportamenti. È un po' una tesi iperdietrologica che noi facevamo e decidemmo di, appunto, siccome non capivamo il rischio che qualcuno stesse costruendo qualcosa alle nostre spalle, ci ha portato a rompere qualsiasi legame ed a esordire crudamente con l'omicidio d'Amato, con l'omicidio di alcuni poliziotti, così se qualcuno si faceva dei piani sul nostro operato gli sarebbero saltati sicuramente. Questa era l'ipotesi di quel tempo. Ora ci rendiamo conto che in effetti non era così facile prenderci, perché in fin dei conti le forze dell'ordine erano abituate a ragionare sulla lunghezza d'onda delle Brigate Rosse ed era tutta gente con 10 anni più di noi, tutta gente con un'organizzazione completamente diversa. Noi ci accorgevamo che anche delle cose che avvenivano vicino alle nostre abitazioni, e noi eravamo sicuri che ci avrebbero scoperto in qualche modo, perché dico, in quartiere ci siamo noi, non venivano mai da noi, andavano sempre da quelli più anziani di noi, andavano sempre da gente con 5, 6, 7, 10 anni più di noi e arrestavano loro, magari erano loro che si facevano mesi di carcere innocenti, ma da noi non ci pensavano proprio per questa grande differenza. Questi 10 anni che ci separavano dalle Brigate Rosse come età dei singoli componenti ha portato per anni le forze dell'ordine a non prenderci in seria considerazione, a non capire che eravamo noi in realtà che facevamo quello che accadeva. Veniamo al delitto Mattarella. Lei ha negato qualsiasi ruolo nell'uccisione del presidente della regione Sicilia, eppure si vuole che esistano consistenti indizi di una sua partecipazione all'omicidio. È stato anche ipotizzato che lei sia stato incaricato di uccidere Mattarella e che in cambio la mafia l'avrebbe aiutata a fare evadere Pierluigi Concutelli, all'epoca detenuto nel carcere del Lucciardone. Tutto questo si evince dal mandato di cattura dei giudici di Palermo e in qualche modo anche dal rapporto dell'alto commissario Sica. So solo che il mandato di cattura è arrivato 3 giorni prima che iniziasse il processo d'appello a Bologna, per un reato di cui io avevo la comunicazione giudiziaria già dall'84, cioè un reato aperto da 5 anni. Io ho ipotizzato, e l'ho detto anche apertamente, che probabilmente sono stato una vittima degli scontri di potere giù a Palermo e serviva il caso clamoroso per mettere un po' pace tra le fazioni. Lei ha sposato in carcere Francesca Mandro, a suo tempo definita nei giornali la passionaria nera, anch'essa condannata all'ergastolo in primo grado per la strage di Bologna. Ecco, da quali affinità è stato più attratto Fioravanti? C'è un progetto che tuttora vi leghi rispetto al vostro futuro? Ma sicuramente ci abbiamo molto, molto passato insieme, siamo quasi cresciuti insieme, siamo stati insieme molto tempo anche quando eravamo fuori, abbiamo fatto determinate scelte insieme. Io sto con Francesca, ci sto da molti anni, ci sto bene, non so se abbia un significato particolare, sicuramente è una delle cose o la cosa più importante a cui sono attaccato in questi anni di carcere, quella che più mi fa compagnia nei periodi più difficili. Due persone pervase, si direbbe, da una continua inquietudine, anche se non toccate e tantomeno devastate dal senso di colpa, riuscite a trovare a vivere gli spazi della tenerezza? Ecco, di quale futuro parlate e con quali speranze? Non lo so, è forse un mondo parallelo, tutto nostro, tutto ipostatizzato in un mondo a parte. Se i sentimenti resistono a 10 anni di carcere e di carcere duro, vuol dire che c'erano dei sentimenti positivi tra di noi e questo è molto importante. Lei fu in TV un bambino prodigio. Non so se ero prodigio, insomma, comunque. Era certamente un bambino. Sì. La sua vita in seguito è stata in qualche modo segnata da quegli anni di ribalte, di riflettori, di primi piani. Sì, perché mi metteva molto a disagio. È un discorso anche questo più psicologico ovviamente che politico, è diciamo che è stata una forzatura di mio padre, soprattutto che era convinto che avessi un carattere come il suo e che avrei apprezzato la celebrità. Io invece avevo un carattere molto timido, per cui il fatto di essere riconosciuto per strada mi metteva molto in imbarazzo. E tutta la gente che avevo intorno, i miei coetanei, si dividevano in due grandi categorie, quelli che mi adulavano scioccamente e quelli che invece, quando giocavamo a pallone, mi davano triplazione di calci. Io istintivamente ho sempre provato più simpatia per quelli che mi prendevano a calci, per cui in tutti gli anni successivi mi sono legato sempre a gente un po' ribelle, diciamo. Sì, diciamo che quell'attività televisiva mi ha segnato moltissimo. La parola rimorso, come suona alle sue orecchie? Il rimorso è qualcosa che non dà adito alla speranza, qualcosa che rimane
con noi, dentro di noi. Perché nel momento in cui baratti i tuoi sentimenti con la libertà, con l'uscita dal carcere, non credo che sei in grado di dire cosa sia il rimorso. Lei ha sposato Valerio Fioravanti. Potete vedervi e stare insieme soltanto qualche ora nelle gabbie dei tribunali, durante i processi. Questo matrimonio significa che lei crede, o almeno spera, in un futuro diverso per lei e per suo marito. Io credo che il futuro è nella nostra storia, ovviamente. Però non è che mi preoccupo più di tanto. Il futuro non ha mai contato più del nostro rapporto nel presente. Il nostro rapporto si sviluppa nel presente. Oggi ci amiamo, anche se può sembrare oltraggioso parlare di amore in questa, in questo momento, controverso sicuramente, però non credo che ci poniamo rispetto al futuro grossi problemi. Siamo qui, ci amiamo lo stesso, nonostante tutto, e non credo che ci si possa preoccupare del futuro. Qual era il suo ruolo all'interno del gruppo? Beh, all'interno del gruppo io provengo purtroppo da un ambiente piuttosto maschilista, l'ambiente di destra è un ambiente maschilista, un ambiente dove le donne non hanno molto spazio. Nel momento in cui ce l'hanno è perché se lo sono conquistato veramente con i denti. Quando ho conosciuto Valerio era uno di quelle poche persone che mi ha dato il massimo della fiducia, e lui anche gli altri del mio gruppo. Il massimo della fiducia e il massimo della disponibilità, cosa che non avveniva nel resto dell'ambiente. E mi sono ritrovata con delle persone che avevano dei grossi problemi ogni giorno, perché la vita di un latitante non è facile, ogni giorno può essere l'ultimo. E quindi rendere meno drammatica una giornata con un modo di vedere le cose, di affrontarle distensivo, credo che valesse più di tutto il resto. Lei ha parlato di gioia, di creatività, di amore, di matrimonio, di comprensione, di vitalità, di creatività. Ecco, si è mai sorpresa a pensare ai figli delle persone che voi avete ucciso? Sì. Sì, e anche diverse volte quando in queste aule di tribunale arrivano le mamme, le sorelle degli amici che non ho più, e quindi lì ho pensato, dei fratelli che non ho più, lì ho pensato alle madri di chi non ha più un figlio per causa nostra. Lei ha mai avuto la sensazione di vivere, per così dire, come da copione? Era previsto il finale di quel copione o no? Sì, lo sapevamo tutti, anzi, ha detto, siamo quelli di noi che sono sopravvissuti sono contenti di essere sopravvissuti, eravamo tutti convinti che saremmo morti. Qual è, per così dire, il marchio del suo passato che non è cancellabile? Non so, io non ho quest'ansia di cancellare qualcosa. Neanche quei morti? Non come marchio, in fin dei conti li ho fatti, perché devo far finta che non li ho fatti o che li devo cancellare? Se come marchio, se si intende la A da mettere sulla scollatura, è giusto, io ho fatto quello che ho fatto, non lo devo nascondere, insomma, non voglio uscire di galera e far finta ad essere un'altra, insomma, Fioravanti, chiunque ha... Io non parlavo di un marchio che si vede, che si attacca alla giacca, parlavo di un altro marchio. Il marchio mio personale, dentro, in profondità. Anche lì sarebbe sciocco voler cancellare qualcosa, insomma, se c'è qualcosa che abbiamo fatto e che ci è costata molto, in fin dei conti è proprio l'esperienza più importante, insomma. Io penso che di tutto quello che è successo, al limite anche il dolore, anche il ripensamento, anche il dubbio che tuttora a volte ti martella, perché non sai mai bene quello che è successo e che non è successo, se era follia, se era solo rabbia, se c'era qualche altra cosa. Proprio perché ti è costato molto ed è costato molto ad altri, non voglio affatto cancellarlo. Ecco, soltanto poco fa, quasi sul punto di congedarci, comunque
verso la fine della nostra intervista, le sono uscite di bocca tre parole inedite nella nostra conversazione: dolore, ripensamento e dubbio. Non le è uscita la parola rimorso. Il rimorso è rimasto famoso in una frase di mia moglie molto mal interpretata, quando noi sostenevamo che in realtà la nostra generazione non conosce il vero significato della parola rimorso. In effetti non c'è lo spazio per rimorso, il rimorso è un qualcosa di molto personale, di molto intimo, e purtroppo le nostre parole sono sempre pubbliche, per cui non credo che in un'aula di tribunale ci sia spazio per il vero rimorso, e non credo che davanti a una telecamera ci sia lo spazio per il vero rimorso. Il rimorso è un'altra cosa molto silenziosa, molto privata e molto intima. E per quel che riguarda le altre parole, gliele confermo, il dolore c'è in tutte le misure, il dubbio c'è sempre stato, c'era all'inizio, c'è anche adesso. E a proposito di quella parola indicibile, perché risuonerebbe in un certo modo in un'aula di tribunale, ecco, in un altro tribunale lei ha capito quale la pronuncerebbe? Dipende dal pubblico. Se è un pubblico che vuole sangue a tutti i costi, penso che avrei un atteggiamento negativo, ed è un pubblico che mi capita spesso. Se avessi un pubblico che ha interesse a capire, non avrei nessunissimo problema. Forse c'è un equivoco. Quel tribunale di cui parlo io non ha pubblico, ha solo un giudice. Questa è un'intimità con Dio che io non ho e che non le posso rispondere in termini definitivi. Questo dibattito, va detto subito, non si addentrerà nell'aspetto giudiziario e processuale della strage di Bologna, perché sarebbe indebito interferire in un processo che è giunto alla sua fase conclusiva e quindi più delicata. Quella strage, tuttavia, resta lo scenario di quanto diremo. E non solo quella strage, ma anche quella dell'Italicus e del Rapido 904, lasciando Ustica sullo sfondo perché il suo mistero o le sue verità sono ancora oggetto di un'indagine fra le più complesse, controverse e difficili. In studio tre uomini politici che hanno in comune l'appartenenza alla stessa città, Bologna. Li interpelleremo per primi. Onorevole Casini, lei è anche vicepresidente della Commissione parlamentare sulle stragi. Perché a 16 anni dalla strage dell'Italicus, a 10 da quella di Bologna e di Ustica, a 6 da quella del 904, la Commissione è stata costretta a chiedere altri mesi di proroga prima di inviare le sue conclusioni al Parlamento? Se fosse semplice pensare di venire a capo a questa matassa, evidentemente il Parlamento non avrebbe istituito una commissione d'inchiesta. Noi abbiamo lavorato appena un anno, addentrandoci da Ustica allo stragismo nero e di diversa natura. Evidentemente dopo un anno non siamo in condizione di arrivare a un responso definitivo. Noi non possiamo, e questo va precisato, né vogliamo porci su un terreno di concorrenzialità rispetto alla magistratura. Non è il nostro compito stabilire responsabilità penali, individuali o collettivi, ma capire quali sono le cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi. E una prima risposta, seppur di ordine generale, noi abbiamo cercato di darle, credo questa registri un'ampia convergenza in sede di commissione. E cioè che deviazioni individuali e collettive di singoli o di singoli apparati dello Stato vi sono state. È una democrazia seria, è una democrazia che si pone il problema di indagare nel proprio passato, in episodi ancora oscuri, che non omette una ricerca di verità anche quando questa ricerca dovesse essere costosa. È questo lo spirito con cui le diverse forze politiche stanno lavorando in questa commissione. Su alcuni di questi filoni noi siamo arrivati anche a risultati, credo, di un qualche interesse, ma non siamo certamente nelle condizioni, dopo appena un anno, con grande difficoltà anche di carattere organizzativo in ordine al reperimento delle sentenze, del materiale, del coordinamento della collaborazione esterna, di riuscire ad addivenire a un risultato conclusivo. Ecco, lei dice legittimamente, per quanto la riguarda, dopo solo un anno, ma qui si parla di qualcosa che è accaduto 10 anni fa, onorevole. Sì, Zavoli, ma noi non possiamo addebitare a una commissione parlamentare che è stata istituita da appena un anno
il fatto che non ci siano risposte conclusive in ordine al teorema delle stragi, perché se pensassimo che è così facile la chiave di soluzione dei problemi, evidentemente attribuiremmo a questa commissione dei poteri taumaturgici che non ha. Non stiamo giudicando la commissione. Certamente, certamente in ordine al fatto più generale, che la nostra democrazia abbia avuto pagine oscure è dimostrato dal fatto che non c'è una verità. Io credo che i centinaia di morti, i familiari delle vittime, ma è tutta l'opinione pubblica italiana, chiede una prova di consapevolezza, che è la capacità di dare delle risposte. Come dico, le risposte che a noi interessano sono le risposte che riguardano gli organi dello Stato. Parliamo questa sera di stragi in cui c'è stata già una parola, ad esempio in Corte d'Appello per il 904, in ordine all'attribuzione di responsabilità. Questo è un fatto positivo, vuol dire che la magistratura ha lavorato e ha lavorato anche bene. Abbiamo però anche episodi che rimangono ancora oscuri e abbiamo constatato come deviazioni di apparati e di settori, vedi servizi segreti, vi sono state. È chiaro che non si ripercorre il passato senza porsi il problema di evitare di riviverlo in futuro. Ne parleremo poi dopo, onorevole Casini. Onorevole Zangheri, lei allora era il sindaco della città. A distanza di tanto tempo, nell'animo della città e del paese, tutto è passato inutilmente o è servito a capire qualcosa? E che cosa? No, qualcosa si è capito, nel senso che qualche individuazione di responsabilità, di colpe, è venuta alla luce. Quello che si è capito però soprattutto, e questo è l'elemento negativo e grave della situazione, è che continuamente, ripetutamente, anche se in modi vari, diversi, si sono frapposti degli ostacoli al raggiungimento della verità. E se questo è avvenuto, deve essere perché nello Stato italiano e nella democrazia italiana vi sono problemi che non sono stati risolti e che tutt'oggi, tuttora richiedono di essere risolti. Per esempio, io penso ad un controllo efficace sui servizi di sicurezza, penso ad una maggiore efficienza della giustizia. Noi sappiamo tutti in quale stato si trova la magistratura, per carenza di mezzi, per disordine anche legislativo e per altre circostanze. Ora, io credo che, senza volere speculare su questi fatti, bisogna rendersi conto con franchezza che in Italia ci sono stati dei governi responsabili dell'ordine pubblico, della giustizia, eccetera, e che bisognerà osservare con attenzione, e io mi auguro che la Commissione per le stragi lo faccia e altri organi lo facciano, con attenzione il comportamento dei governi. Non si può attribuire allo Stato in generale, genericamente inteso, o ai servizi in generale, eccetera, la responsabilità delle cose. Forse è bene approfondire la responsabilità specifica di coloro che hanno governato il Paese in questi decenni, del modo come il Paese è stato governato, non per arrivare all'indicazione di responsabilità individuali, ma per capire qual è stato il sistema politico che ha consentito che tutto ciò avvenisse. Perché lo stragismo si è tanto accanito sulla sua città? Ma se io ho capito bene, lo stragismo intendeva raggiungere l'obiettivo di seminare la sfiducia nella gente, nei cittadini, nei confronti della democrazia e delle istituzioni democratiche, per aprire la via ad una richiesta poi di provvedimenti autoritari, di misure liberticide, di un uomo forte, o di organizzazioni, o di sistemi, o di istituzioni forti, nel senso che fossero antidemocratiche. Se era questo l'obiettivo delle stragi, indubbiamente Bologna era un buon obiettivo, nel senso che Bologna ha rappresentato una delle città, non dico la città, che più si è battuta per l'avanzamento della democrazia, per lo sviluppo delle istituzioni democratiche, della resistenza, poi
via via fino ai nostri giorni. Del resto non soltanto Bologna è stata colpita, sono state colpite, come è noto, altre città italiane. La ringrazio. Onorevole Piro, è nell'aria una sua volontà di lasciare i banchi del Parlamento per tornare a Bologna, a Palazzo d'Accursio, e sedersi in Consiglio Comunale. È vero? Beh, io mi auguro di sì, ma la decisione non la prendo da solo. Ecco, questo ritorno, il cui senso sarebbe certamente rivolto al futuro, ha in serbo anche la speranza che il Paese, non solo dalla sentenza di Bologna, avrà le verità che gli sono dovute da tanti anni sfigurate, eluse, nascoste. Perché, mentre sappiamo tante cose del terrorismo, sappiamo così poco dello stragismo? E vede, Bologna ha la più antica università. Bologna si chiama Alma Mater, madre feconda. E questa madre feconda di tanti diritti ha reagito subito, chiamando in quella notte del 2 agosto dell'80 immediatamente tutti i figli che aveva fuori. Infermieri, i medici, persone che erano andate in ferie, e li chiamò a soccorrere, a dare solidarietà e tecnica a ragazzi e ragazze che erano stati massacrati, forse nel simbolo più bello di Bologna, che è sempre stata la stazione. Bologna ha portato tanto dolore con la stazione di tante persone che andavano a curarsi a Bologna nel corso dei secoli. Era passato solo un mese e cinque giorni da Ustica, dall'altro grande buco nero che attraversa la storia profonda della nostra città. Bologna è sempre stata una pacifica città. Ha sempre dimostrato, anche quando ferita, di richiamarsi alla democrazia, di sapere fare appello ai sentimenti migliori di ogni essere umano. E quindi io penso che Bologna è futuro, perché una bambina che nasce oggi a Bologna avrà 10 anni nel 2000. E un giorno qualcuno dovrà spiegare a questa bambina se almeno per quella data noi uomini politici avremo fatto tutto ciò che è dovuto, anzitutto ai familiari di chi ha perso un figlio, di chi ha perso una sorella, di chi ha perso un fratello, e soprattutto a chi ci domanderà, quando avrà 10 anni nel 2000, perché è successo tutto questo e perché la nostra democrazia non è stata così forte da impedirlo, o almeno dal trovare i responsabili, non per un'esigenza di vendetta, ma proprio perché funzioni quella giustizia che può dimostrare a tutto il mondo che Bologna si è saputa rialzare da sola, ma che ha bisogno dell'aiuto di tutti noi. Naturalmente bisogna sapere chi ha ucciso, perché si è ucciso e chi ha coperto gli assassini, perché la situazione è questa e non è facile. Ha ragione l'onorevole Casini, ha fatto bene l'onorevole Zangari a sottolinearlo, non è facile, ma questo è un compito assolutamente inderogabile di ognuno di noi. Perché il giorno che noi dimenticassimo il passato, non c'è dubbio, lo dice anche un grande poeta, chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. Ecco, io credo che bisogna invece in questo momento aiutare tutti coloro che vogliono farci vedere chiaro in questo sangue, ma anche nella speranza che Bologna ha saputo trarre, perché Bologna ferita si è rialzata. Le stragi hanno una storia più che ventennale. Sono in studio 4 avvocati la cui vita professionale è legata da Piazza Fontana fino ad oggi al più tragico e impenetrabile dei misteri italiani. Migliaia di atti processuali, di rinvii a giudizio e di omissis, di ricerche e di depistaggi, di verdetti emessi e annullati, di imputati condannati e assolti, di sentenze che si sono smentite l'un l'altra trascinandosi negli anni. So bene che quei processi hanno ciascuno una sua storia, ma cos'hanno tutti in comune? Avvocato Ascari, parte civile nel maxi processo di Palermo, in corte d'assise d'appello e nel processo calabrese. Io ho sostenuto la parte civile per conto di 12 delle vittime della strage di Piazza Fontana e credo di avere titolo per parlare, anche perché difendevo le vittime ignote, non celebri. Vorrei sottolineare sotto questo profilo che la vera tragedia della notte della Repubblica è stata proprio questa, il retrocedere la vita umana a cosa? Ed è stato questo aspetto dello strazio della vita umana così privata di ogni valore e retrocessa a simbolo di una volontà di distruzione che rappresenta il fondo della tragedia che abbiamo vissuto. Per quanto concerne l'accertamento delle responsabilità nella strage di Piazza Fontana, come è noto,
vi sono state, mi pare, 5 sentenze. Io ho seguito sin dall'inizio la vicenda delle vittime, dalla loro parte. Vorrei osservare che fin dal primo momento vi è stata una politicizzazione estrema delle posizioni assunte dalle parti politiche. Mentre invece, a mio giudizio, il processo andava affrontato nei limiti del possibile come un processo in cui si dovessero accertare solo delle responsabilità, a prescindere dai pregiudizi politici. Quanto poi al problema delle deviazioni di cui si è parlato qua, Piazza Fontana è stata definita la strage di Stato per eccellenza da molte parti. Il mio giudizio fermo è che non sia stata una strage di Stato. E mi induce a questa certezza il fatto che uomini di estrema sinistra e uomini di estrema destra siano concordi nel chiamarla una strage di Stato, perché questo permette a loro di riversare fuori dal processo, in capo a un mostro inafferrabile, le precise responsabilità che erano nel processo. Che poi vi siano stati negli organi dello Stato dei favoreggiatori di taluni imputati, questo è certo, ed è purtroppo questa una responsabilità che non ricade su istituzioni in generale, ma su alcuni uomini precisi, però è una responsabilità in sé dello Stato. L'avvocato Calvi, parte civile al processo per la strage di Bologna e del rapido 904 di Firenze. Lei ai tempi di Piazza Fontana ha condiviso le fatiche e le inquietudini di quel processo insieme all'avvocato Ascari. Condivide in opposizione. Certamente. Una volta tanto. Lei condivide le argomentazioni, no, di Ascari? Assolutamente no. Il processo, come dire, nasce come processo politico. Fu politico fin dal suo primo istante, fin dal momento in cui il processo nei confronti di Pietro Valpreda fu portato da Milano a Roma, e fu quando il processo fu portato da Milano a Catanzaro. Questi sono i gesti politici che consentirono alla verità di non emergere per il tempo trascorso. Ma al di là di questo non si può dire semplicemente che alcuni uomini dei servizi fecero opera di favoreggiamento di imputati e basta. Fecero opera di depistaggio, di deviazioni, alterarono la verità, impedirono ai magistrati di ricercare la verità. E questo è avvenuto a Piazza Fontana, questo è avvenuto a Bologna, questo è avvenuto a Brescia, questo è avvenuto a Peteano. È una costante di tutti i processi per strage. Se c'è una verità nei processi per strage, la verità è che uomini di apparati di sicurezza che avevano l'obbligo di tutelare la democrazia e le istituzioni fecero di tutto per impedire che magistrati della Repubblica, cercando la verità, raggiungessero quegli elementi per portare a giudizio gli imputati. Ecco. Per un attimo sospendiamo, sì, il discorso su Piazza Fontana e addentriamoci invece nella successione delle stragi di cui la storia di questo paese è tristamente piena. Avvocato Dean, difensore di Licio Gelli nell'attuale processo di Bologna e in quelli precedenti, qual è la sua opinione? Io ho l'impressione che il discorso possa giungere ad una conclusione sufficientemente elaborata se esce dalle vaghezze. In sostanza, il problema del processo recente di Bologna, del quale non ci occupiamo, ha radici lontane, come tutto lo stragismo. Voglio dire che, con riferimento alle più recenti esperienze e per esempio ad alcune deviazioni che indubbiamente vi sono state, non si può prescindere da alcune attribuzioni di carattere individuali sulla responsabilità che sono state elaborate e si sono enunciate al di fuori degli organi giudiziari normalmente competenti. E questa è una vicenda tristissima dell'esperienza giuridica e anche politica dell'Italia moderna. Io raccolgo davvero e sentitamente l'invito a che si faccia chiarezza,
Ma per fare chiarezza occorre che prima di tutto si tenga conto che soltanto a fronte di riscontri precisi si può giungere a delle conclusioni che non siano affrettate. Avvocato Cerquetti, difensore di Valerio Fioravanti e della Mambro nel processo di Bologna e di Concutelli, Tuti e Signorelli nel processo a ordine nuovo. Ma io vorrei partire rifacendomi alla domanda che lei ha fatto all'onorevole Casini. Perché mentre si sa quasi tutto sul terrorismo non si sa nulla sulle stragi o quasi nulla? E qui c'è un punto di partenza che ha permesso questa mancanza di capacità di scoprire la verità. Innanzitutto si è partiti su un teorema politico, e cioè le stragi debbono essere di destra. Su questo presupposto una magistratura politicizzata ha costruito nell'arco di 10 anni i teoremi in base alle quali soltanto gli elementi di destra potevano essere responsabili delle stragi. Per cui abbiamo avuto una pioggia di sentenze di primo grado in cui si sono condannati comunque qualunque elemento di destra purché rinviato a giudizio come responsabile di presunte stragi. Grazie a Dio che in Italia c'è ancora una magistratura che non si è fatta condizionare e che non è tutta inquinata. Non ci dimentichiamo che i primi processi politici inquinati nascono nei momenti in cui giudici politicizzati creano i famosi processi, quindi sono i teoremi con i quali alcuni magistrati vanno alla caccia di responsabili non individualizzati, che poi portano a queste tristezze, che dopo 10 anni siamo costretti a dire che le stragi non si scoprono perché ci sono i servizi, che le stragi non si scoprono perché lo Stato in qualche modo gli ha concorso, ma nessuno ha il coraggio di dire che spesso la verità non si scopre perché dei giudici vogliono far emergere soltanto una certa verità. Ma alcune cose si sono scoperte. Sì, ma si sono sempre scoperte. Sono stati condannati proprio... Certo, in primo grado. Certo, in primo grado. Come in primo grado vennero condannati a Firenze, poi assolti, come Firenze condannò per 4 volte Signorelli, 4 volte all'ergastolo assolto. Certo, condannati in primo grado con dei magistrati che evidentemente incanalati su un binario sbagliato hanno emesso sentenze sbagliate. A parte questo, la verità è che in Italia le condanne vengono date non sulle prove, su quello che dicono i pentiti. E fin quando i pentiti vengono utilizzati in un certo modo, è chiaro che proprio perché si hanno le delusioni che si hanno. La cosa più falsa che si possa dire è che i processi per stragi avvengono sulla base di teoremi. Firenze, Bologna, Firenze, Gianni Assoldi in appello, Assoldo Gelli in appello, Assoldo Zanni in appello, Assoldo Zanni in appello, tutti dall'Italicus per 2 volte condannato, 2 volte assolto dalla casa. Ma stiamo scherzando. Cerquetti, non è un comizio. Non è un comizio, ma non è neanche un luogo in cui si poteva impunemente la falsità. Quello che ti sto dicendo è un'altra cosa, che se qui c'è stato un teorema preconcetto è stato quello di impedire l'accertamento della verità. Questo è il discorso. Dopodiché quando arrivi a dibattimento e fai il processo, in realtà le verità sono emerse, alcune volte processualmente non sufficienti per condannare. Però è certo che all'interno degli atti processuali tu rintracci le verità dei depistaggi, delle deviazioni. Ma Guido, io dopo ti proverò che il famoso depistaggio di Bologna, utilizzando il rapporto della Digos di Bologna. Quello ce lo vedremo in corte di assise. Io ritengo che questa trasmissione non possa diventare una succursale delle aule giudiziarie dove magari si fanno anche riferimento agli assistiti personali degli avvocati. Questo è un problema diverso. Ma Zangheri ha posto un altro problema, che è il problema politico. Ha posto in termini chiari il tema delle responsabilità dei governi in ordine a una sorta di stragismo di questi anni. E io su questo voglio essere chiaro, perché non si può essere ambigui. Questo tipo di connivenza, di copertura, chiamiamola come vogliamo perché il termine può avere poca importanza, la sostanza è questa, da parte dei governi come tale è un qualcosa che non ha riscontro con un'impostazione che noi possiamo accettare. Non ha riscontro perché questi governi sono stati gli stessi che hanno avuto la consapevolezza e il coraggio di andare a vedere laddove le cose non andavano, sono stati quelli che non a caso le forze politiche di governo
anche in ambito parlamentare, hanno voluto la costituzione di una commissione d'inchiesta che andasse in fondo e desse risposte in termini di verità, per cui l'equazione stragismo uguale responsabilità del potere politico dominante o prevalente, questo tipo di teorema è da respingere con chiarezza. Ma Cassini sta stravolgendo la mia tesi per confutarla meglio. Certo, così è più facile. Io non ho parlato di nessuna equazione. Io mi chiedo se dopo tante deviazioni non si debba risalire ai governi e al sistema politico. Com'è possibile che tante deviazioni si attuino e si ripetano? Non può essere un caso. C'è qualcosa di più profondo. C'è qualcosa che non va nella democrazia italiana e che bisogna studiare con attenzione. E che io mi auguro che la Commissione di indagine sulle stragi vorrà studiare con attenzione. Ecco, c'è una persona qui in studio che può sciogliere forse qualcuno dei dilemmi che sono insorti in questa fase della nostra discussione. Il generale Ambrogio Viviani dirigeva un settore primario del controspionaggio. Forse fra tutti noi è la persona che sa più cose su ciò di cui stiamo parlando. Grava, se non direttamente sulla sua persona, certamente su una parte dei servizi, ben più che un pesante sospetto, generale. Nell'aula della Corte d'Assise d'Appello di Bologna proprio in questi giorni risuonano infatti i nomi di figure eminenti dei servizi cui si attribuisce la grave responsabilità di avere deviato le indagini. Ecco, generale, lei quando si parla di queste cose, è un'esperienza che abbiamo fatto proprio qui, in questo stesso studio, ha la tendenza a fare distinzioni, magari generose, nei confronti dei servizi, ad assumere qualche difesa, per così dire, d'ufficio. Ma qui le sono state poste, seppure indirettamente, delle domande molto precise. Perché i servizi, cioè l'organismo che avrebbe dovuto contribuire a far luce su tutte queste vicende, sono accusati di avere occultato e protetto? Ce lo vuole dire con il massimo di franchezza che le è consentito? Ma io intendo respingere ancora una volta affermazioni così generiche come quelle che ho sentito, addirittura tutte le istituzioni dello Stato hanno deviato, oppure le deviazioni dei servizi segreti. È una cosa che respingo nel modo più assoluto, e due persone che sono intervenute prima hanno confermato questo. Che esistono responsabilità singole è indubbio, ma che istituzioni, come specialmente i servizi segreti, che per la loro struttura non possono deviare, per la loro struttura, ma sarebbe lungo spiegare perché, e questo è indiscusso. E la mia difesa non è doverosa, è per l'amore della giustizia. È così. Quindi se emergono in questi processi dei nomi, è bene che emergano, è giusto che emergano, perché quelli che io chiamo i traditori devono pagare. Però i singoli, quelli che hanno deviato, quelli che hanno insabbiato, quelli che non hanno fatto il loro dovere. Ma però bisogna difendere, bisogna difendere centinaia e centinaia di agenti che lavorano, certo. È un mestieraccio, non è come James Bond 007, è un mestieraccio fare l'agente segreto, e questa gente ha diritto a essere difesa, perché ci sono centinaia e centinaia che fanno questo mestiere. Scusi, generale, ma stiamo parlando di Musumeci, di Belmonte, non stiamo parlando di perché prima è stato nessuno sta non è vero, perché questo. Prima l'onorevole non ricordo il nome ha detto Tutte le istituzioni dello Stato hanno deviato. E queste sono state frasi che sono state dette prima, in modo preciso. Queste frasi, come no? Però come lei no? Dice allora, esattamente il contrario, dice che sono dei singoli. Questi singoli avranno fatto quello che hanno fatto per iniziativa personale. Questo è giusto che paghino. Per iniziativa personale l'hanno fatto? Questo non lo so. Non c'è nessuno che li ha coperti? Ma siccome li conoscete... Non c'è nessuno che li ha incoraggiati? Mi sembra impossibile. Il sismi di Santo Vito. Dal cui vertice fino agli uomini... Non è vero quello che lei dice. No, non è vero. Santo Vito avrà tradito lui. Io questo non lo posso mettere in dubbio. Ma da Santo Vito in giù, compreso... Aggiungilo da Nicola, Guido. Non lo dimenticare. Sono affermazioni generiche, non sono accettabili. Sono sentenze di condanna, ma cosa di generico c'è su una sentenza di condanna? Lei dice da Santo Vito in giù. Lei dice da Santo Vito in giù, Santo Vito ci sono centinaia di galantuomini che lavorano giorno e notte e non ci stiamo a difesa dello Stato. Che Santo Vito abbia sbagliato, certo, pagherà Santo Vito. Sì, io non accetto queste affermazioni generiche, sono offensive per una istituzione dello Stato. Generale Viviani, forse contagiato anche lei a sua volta sta un po' nel generico, quindi io per uscire dalla genericità vorrei fare una domanda che la investe direttamente. Sì. Quindi lei è in grado di dirci se è vero o non è vero. Per esempio, se è vero o no che lei fu il primo degli ufficiali del controspionaggio che stese una nota informativa su Licio Gelli, e se è vero, quando, in quali circostanze
E a quale scopo? Nel 73 emerse all'attenzione dei servizi di controspionaggio un certo Licio Gelli che si qualificava in un contatto con una commissione straniera, erano dei libici, come capo dei servizi segreti italiani. Questo episodio, intercettato dai nostri, provocò la ripresa delle indagini su Gelli, perché queste indagini, come risultò dal fascicolo che riemerse dall'archivio, erano sempre in corso e risalivano addirittura al 44. Questo diede origine, verso la fine del 73, ad un rapporto su Licio Gelli, rapporto del quale io fui compilatore per la parte controspionaggio, che era la parte di mia competenza. Licio Gelli fu da me classificato agente sospetto dei servizi ungheresi e romeni, dati i suoi contatti frequenti in Romania e dati i suoi contatti col capo dei servizi segreti romeni in Italia, che era l'addetto commerciale all'ambasciata romena. Questo rapporto fu compilato, io compilai la parte controspionaggio, e fu da me portato al colonnello Florio, alla Guardia di Finanza, al colonnello Florio e al Maggiore Rossi, e fu trasmesso anche al capo dell'ispettorato Santillo. Nel 74 questo rapporto diede origine ad un rapporto della Guardia di Finanza e ad un rapporto di Santillo, che era il servizio segreto allora del Ministero degli Interni. Questo a controprova che i servizi fecero il loro dovere anche in quella maledetta occasione. Oggettivamente falso. Oggettivamente falso. Vabbè, lei dice oggettivamente, oggettivamente falso. Oggettivamente, non voglio prescindere dal... Vabbè, lei non dica che è falso, io dico falso. Che è vero, basta. Oggettivamente falso. Ecco. Non è possibile, non c'è nessuna giustificazione, non c'è nessun riscontro obiettivo a delle induzioni, a delle ricostruzioni che sono soltanto parte di una fantasia particolare. Vabbè, lo dice lei naturalmente, sì, ora c'è facciamo, da aspettarsi d'altro. Ora facciamo tre importanti e specifiche verifiche. Con l'onorevole Giulio Maceratini, componente della Commissione Giustizia della Camera, con un sociologo, consulente della Commissione Stragi, il professor Franco Ferraresi, e con un giornalista saggista che ha studiato il fenomeno da un versante storico-politico, cioè Roberto Villetti, attualmente direttore dell'Avanti. Come giudicate quello che avete ascoltato fin qui e che cosa soprattutto va aggiunto? Onorevole Maceratini. Beh, io veramente mi preoccuperei adesso di fissare un primo punto che è già emerso. Sulle stragi non c'è stata chiarezza perché significativamente sulle stragi non ci sono stati pentiti. I pentiti hanno consentito di avere dei varchi enormi sulla criminalità organizzata in Italia, sia politica che criminalità comune. In materia di stragi non ha mai parlato nessuno. E richiamo a testimonianza di quello che sto dicendo il convegno della sinistra indipendente dell'ARCI del 1986, marzo a Firenze, era presente anche il collega Zangheri, nel quale si disse chiaramente, e la cosa riguardava anche Bologna, che la lettura politica delle stragi si era rivelata un fallimento politico. Fu detto da tutti, da giudici come Palombarini di Magistratura Democratica, da giudici come Rotella, come Borraccetti, anch'essi di Magistratura Democratica. Quindi le stragi non consentono di individuare perché non c'è il pentito. Secondo dato di estrema importanza, anche questo mi pare emerso, che invece una cosa è la esecuzione, la organizzazione della strage, una cosa è la sua gestione politica. Sulla gestione politica, cioè sullo sfruttamento politico della strage, sulla etichettatura delle stragi, si è fatto un lavoro enorme. Lei immagini, dottor Zavoli, che lo sa, che pochi giorni dopo fu messa a Bologna la strage, che fu subito etichettata come fascista, così come tutte le altre stragi. E su questa tesi prestabilita la magistratura ha lavorato, non arrivando mai a risultati convincenti, tanto è vero che il Parlamento sta facendo con la sua commissione delle stragi una indagine per capire come mai non si è arrivati a conoscere la verità. Se non si fosse presa all'inizio questa tesi precostituita che ha condizionato giudici e tutte le strutture giudiziarie, io forse credo qualche squarcio in questo muro omertoso di tenebre processuali ci sarebbe stato. Ferraresi. Ma io vorrei agganciarmi a queste ultime affermazioni dell'onorevole Maceratini cercando di ristabilire almeno un dato storico, che la prima strage, la proto-strage, per un periodo di tempo molto lungo, è stata imputata agli anarchici.
cioè ricordiamo che cos'era, ricordiamo Valpreda il mostro, cioè la lettura della prima strage, la gestione politica della prima strage è stata una caccia alle streghe contro gli anarchici che ha pochi confronti nella storia del nostro paese. Questo per ristabilire un minimo di equilibrio. Però se lei ci riflette, siamo sulla stessa linea, una tesi precostituita. Ecco, non che io voglia contrastare quello che dice lei. Sono d'accordo. No, ma insomma, voglio dire, no, che poi questo è il primo dato, e poi e negli altri, credo, con riferimento alle altre stragi, anche l'indicazione o comunque l'accusa alla destra è stata sempre molto più frastagliata e non ha comunque avuto un coro di opinione pubblica di questo genere. Ma non volevo se vabbè, permetti, comunque, se permetti, no. Ti sento un po'. Comunque io volevo soffermarmi su un altro punto, cioè su questo discorso delle deviazioni individuali, collettive e di un eventuale loro riferimento politico. Io credo che dovremmo innanzitutto distinguere le responsabilità giuridiche, le responsabilità penali di coloro che negli apparati hanno commesso dei reati e le responsabilità, uso un termine volutamente neutrale, di carattere amministrativo, diciamo così. Cioè se noi guardiamo insieme tutte le stragi, troviamo una quantità assolutamente straordinaria di episodi diciamo di incompetenza per benevolenza, cioè testimonianze che vengono riportate alla magistratura dopo 3 anni, corpi del reato che scompaiono, cioè decine e decine di episodi di questo genere. Nessuno di coloro che si sono resi responsabili di questi fatti ha mai subito sanzioni all'interno del proprio corpo di appartenenza, a meno che non intervenisse la magistratura come nei casi in cui sono stati commessi reati plateali. Cioè tutti i corpi, gli apparati, nel momento in cui uno di loro viene accusato o indiziato, si chiudono a riccio, lo difendono fino alla fine, non c'è mai nessuno di questi corpi che si autoemenda, che punisce i propri all'interno, che prende l'unico caso è quello di Pasquale Iuliano, commissario di Padova, che aveva cominciato a indagare sulla cellula padovana eversiva, gli è stato montato contro una campagna di calunnie, è stato sollevato dal grado, dallo stipendio, è stato spedito non mi ricordo dove, a 1000 chilometri di distanza, e aveva ragione perché poi sono stati condannati. Nessun altro caso io conosco se non quelli in cui ci sono stati dei reati condannati dalla magistratura. Quindi sempre si rovescia sulla magistratura la responsabilità di prendere anche quelle che dovrebbero essere sanzioni di altro genere. Roberto Villetti. Vittime innocenti, giovani vite stroncate, famiglie sconvolte. Io credo che dobbiamo chiederci perché sono state uccise delle persone senza neppure che si sapesse perché. Io credo che centri occulti, per motivazioni differenti e con responsabilità diverse, hanno cercato di aggredire lo Stato in un scenario internazionale di guerra fredda. Lo scopo è stato quello di destabilizzare, seminando odio e paura. Destabilizzare le istituzioni, destabilizzare la nostra democrazia, destabilizzare, caro Zangheri, i governi in carica della Repubblica. Io credo che questo dato è il dato più inquietante che noi abbiamo avuto nello stragismo, di cui conosciamo poco, ma anche nel terrorismo rosso, di cui conosciamo molto, ma non conosciamo tutto, e probabilmente quando avremo a disposizione qualche documento non bruciato dei paesi dell'est europeo, ne sapremo qualche cosa di più. C'è stato questo tentativo perché si è considerata, caro Zavoli, la democrazia italiana fragile, debole, incapace di reagire. E allora tutti hanno cercato in qualche modo
di avventarsi contro la democrazia italiana pensando che potesse cedere. Invece la democrazia italiana, per nostra fortuna e con il sacrificio e il dolore di tanta gente, ha resistito. Ma mi pare che sia uno schema interessante ma unilaterale, perché i nemici della democrazia sono anche all'interno del paese, non vengono solo dall'esterno. Io sono il primo a riconoscere che ci sono collegamenti molto probabilmente con centri esterni. I paesi dell'est, può darsi, certamente attraverso la NATO anche paesi dell'ovest. Le deviazioni dei nostri servizi spesso sono nate in relazione proprio a questo, ma non possiamo trascurare il fatto, e nella tua analisi non c'è, che nemici della democrazia sono all'interno del paese e sono collegati, molto probabilmente lo sono stati, forse lo sono tuttora, con centri internazionali. Pensare ad una democrazia italiana innocente, inerme, che è aggredita solo dall'esterno, mi sembra soltanto uno schema troppo facile. Non ho detto questo. Io penso che ci siano stati nel paese centri invisibili, occulti, che hanno tentato una destabilizzazione dall'interno. Sono sempre forze interne che partono all'attacco. Allora siamo d'accordo. Però ci deve essere un contesto. Allora siamo d'accordo. Un contesto. Certo. Che rende poi possibile a queste forze aggredire la democrazia. Se è così, siamo d'accordo. È stato appena detto, centri occulti di natura differente, un coacervo di forze destabilizzanti. A questo proposito vorrei coinvolgere un personaggio che ha avuto gran rilievo nello studio di queste vicende, l'onorevole Anselmi. Dietro tutte le stragi, disse proprio in questo studio il senatore Gualtieri, al quale credo che tutti quanti ci uniamo nel rivolgere un augurio di ritrovare presto la sua piena salute, si profila l'ombra inquietante della loggia massonica Propaganda 2, detta P2. A quest'ombra, secondo i giudici di Firenze che hanno processato gli imputati della strage di Natale, se ne aggiunge un'altra, quella della mafia. Tutto questo configura una sorta di potere eversivo e terroristico che lo stesso capo della polizia, dottor Vincenzo Parisi, in una lucida analisi di questi fenomeni, ha descritto come una sorta di antistato. Quali sono, onorevole Anselmi, i nessi teorici e pratici fra questi fenomeni? Ma sono convinta dagli elementi che abbiamo raccolto. Devo dire che quando la Commissione ha cessato i suoi lavori nel luglio dell'84 non aveva tutti gli elementi che oggi abbiamo, perché la magistratura, indagando, andando a fondo di alcuni fatti, attentati, stragi, oggi ci dà più elementi di quelli che loro noi non avessimo. Però, come la relazione che il Parlamento ha approvato ha descritto, ci sono stati due momenti nell'azione della P2. Un primo momento potremmo dire quello dell'eversione, quello del tentativo di cambiare la evoluzione, impedire la evoluzione democratica del Paese attraverso attentati, attraverso azioni che vedono contatti e rapporti della P2 con un certo mondo, diciamo, dell'eversione di destra. Il secondo periodo, invece, è quello che è venuto dopo che il Paese ha dimostrato di reagire non secondo quanto gli ideatori di queste stragi potevano immaginare, ma la reazione politica del Paese è stata di segno opposto. Allora vediamo che l'azione della P2 è diversa, è un'azione di penetrazione all'interno della struttura dello Stato, una occupazione, potremmo dire, di alcuni organi vitali dello Stato, certo non in modo totale, ma comunque in modo significativo. E credo che l'aspetto più preoccupante di questa azione sia stata quella di coinvolgere una parte dei servizi segreti. I nomi di Santovito, di Musumeci, lo stesso ruolo di Pazienza sono emersi, sono
documentati. Diciamo, la documentazione che noi abbiamo raccolto dà questi due elementi, e credo che noi non possiamo ancora scrivere la parola fine, perché non dimentichiamo che alcuni dei delitti più tragici, pensiamo al delitto Pecorelli iscritto alla P2, ucciso alla vigilia di incontrarsi con Gelli, per quanto appare dal suo diario, ma pensiamo soprattutto al delitto Mattarella. Ebbene, proprio il delitto non risolto di Mattarella dà elementi di collusione fra un'eversione di destra, fra elementi della malavita, con l'interrogativo inquietante che se c'è un delitto politico per essenza è proprio il delitto Mattarella. Quindi perché queste collusioni? Ecco, io certo non ho oggi la risposta, ma mi auguro che su questi elementi si possa scoprire la verità, perché allora la chiave di lettura definitiva può essere data al Paese. Onorevole Maceratini. Ma io non riesco ancora a capire perché la collega Anselmi, a distanza di tanti anni, continui a collegare la P2 con il Movimento Sociale Italiano, quando nella P2, secondo gli elenchi che sono emersi, erano presenti tutti i partiti dell'arco costituzionale, credo esclusi i comunisti, dal Partito Socialista alla Democrazia Cristiana. Io non ho parlato di Movimento Sociale. Sì, ma l'eversione di destra in termini elettorali, come si danneggia il Partito Comunista se uno parla di eversione di sinistra? E hai visto che Zangari reagisce, ha ragione, reagiamo anche noi, perché poi l'area di destra è quella che noi interpretiamo politicamente, e bisogna stare attenti perché si crea l'odio in mezzo alla gente, si scatenano le faide. I nostri giovani con questa logica politica si sono sbranati sulle piazze d'Italia, perché noi indichevamo dei nemici, la strage fascista, e il giorno dopo il giovane comunista aveva il diritto, dico io, di cercare il missino nel suo paese e possibilmente attaccarlo al muro. Ma non vi siete mai resi conto che seminevate odio quanto se ne voleva in mezzo alla gente? Prima si devono aspettare gli esiti giudiziari e poi si può parlare, se ci sono. E invece si costruiscono a tavolino le tesi e si indicano, prima ancora di averli giudicati, i responsabili. L'odio si scatena così. Voi che siete o dite di essere cristiani, ci dovete pensare molto. Nessuno fa l'equazione dell'estremismo eversivo di destra col Movimento Sociale, e nessuno la fa per l'estremismo di sinistra con il Partito Comunista. No, questo è un problema che ormai credo nella coscienza dell'opinione pubblica italiana sia maturato. Non credo che nessuno possa collegare episodi drammatici di questi 20 anni che abbiamo avuto a forze che sono in Parlamento. Sotto il profilo ideologico e culturale, i filoni è tutta un'altra cosa. Ah, beh, certo, anche sì, no, io dico che l'avete fatta in passato l'equazione. Come non l'avete fatta? Infatti. Se noi dicessimo da quando comincia questa trasmissione, dovremmo dire che la collusione fra la mafia e il potere politico comincia con la prima grande notte della Repubblica, che è Portella delle Ginestre. Dove una banda di mafiosi ammazza della povera gente che sta occupando la terra. Caro Casini, tu non eri nato e io nemmeno. Però questo è il primo grave caso di collusione fra i mafiosi ed il potere politico. Quel potere politico lì aveva eretto uno scudo e aveva detto: tutti quelli che non stanno da questa parte sono nemici della democrazia, e gli spararono addosso, questa è la verità. E da lì non abbiamo mai saputo poi se Pisciotta sia morto davvero per un caffè. È da qualche tempo che l'avvocato De Anna ha chiesto la parola. Sì, volevo precisare questo. Io ho sentito, ho ascoltato con molta attenzione. Non vi è dubbio che al fondo di un fenomeno recente, e che dà una certa spiegazione dello stragismo, vi è stato un tentativo subdolo nella vita del Paese della criminalizzazione della vita politica, e al tempo stesso un tentativo di politicizzazione della criminalità comune. Se noi partiamo da questo, allora credo che tutta la discussione di questa sera possa concentrarsi in una valutazione perentoria, quali che siano le manchevolezze dell'ordinamento da un punto di vista del funzionamento dell'ordine giudiziario, quali che siano le cause che hanno prodotto determinati fenomeni. È certo che la gravità delle responsabilità soltanto annunciate, e che vale nei confronti di miei assistiti,
come nei confronti di molte persone della nostra vita sociale, costituiscono l'impedimento più grave all'accertamento della verità. Avvocato Dean, quando parla di suoi assistiti, di chi parla? Parlo di Gelli come di altri, ogni qualvolta vengono annunciate delle responsabilità che non trovano riscontro in fatti concreti. Ho voluto fare questa premessa per contestare all'onorevole Anselmi quanto ella dice che dopo la relazione dell'84 gli elementi giudiziari acquisiti comprovino e rafforzino l'idea che sta alla base di quella relazione. Non è vero. Questo è oggettivamente ancora una volta falso. La storia di questi processi dimostra che a Bologna è stata esclusa per esempio ogni responsabilità di Gelli in ordine allo stragismo, ove soltanto una deviazione come in primo grado è stato assolto con formula piena. Dall'associazione sovversiva è stato condannato esclusivamente per calunnia. Associazione sovversiva sì, strage sì. No. Beh, strage ma voglio dire che è stato assolto l'associazione sovversiva e si è ridotta l'imputazione soltanto a una presunta ed asserita responsabilità per calunnia. È stato assolto a Firenze, dove è stata smentita la responsabilità indicata da Brogi, clamorosamente in una sentenza recentissima che voi tutti conoscete. Si è chiarito in maniera, direi che insuperabile, che il rapporto Gelli-Pazienza era inesistente e questo era lo sfondo di una responsabilità soltanto annunciata e creata su un filone che non ha trovato nessun riscontro e che quindi induce a pensare che alcune responsabilità che certamente possono far capo a singole persone appartenenti alla P2 non possono essere generalizzate nei confronti di un'istituzione attraverso un collegamento P2 destra eversiva o P2 protagonisti di estrema sinistra che non ha nessun senso. Non ha nessun senso comune. Le conclusioni a cui è arrivata la Commissione sono state ritenute veridiche perlomeno dai 35 parlamentari che le hanno votate. Solo 5 hanno espresso una loro motivata diversità di giudizio. Questa stessa relazione è stata votata dalla grande maggioranza del Parlamento italiano, che ha anche votato una risoluzione indicando quali erano le iniziative che il governo doveva assumere per evitare che potesse nel futuro ripetersi un fenomeno come è stata la P2 e quindi una modifica della legge sui servizi segreti, una modifica dei regolamenti e delle leggi che attengono alle promozioni, una modifica della legge sull'informazione e un insieme di altri punti a cui collaborò, mi ricordo con molta diligenza, lo scomparso senatore Ruffilli. Quindi, diciamo, il Parlamento nella sua grandissima maggioranza ha dato la stessa lettura che ha dato la Commissione al fenomeno della P2, a che cosa essa ha rappresentato nella vita del nostro Paese. Noi, giustamente, come Commissione parlamentare, dovevamo dare un giudizio politico, non abbiamo dato giudizi sulle singole persone, non era nostro compito, non era nostra responsabilità. Abbiamo detto però che l'organizzazione della loggia massonica P2 era un'organizzazione che ha tentato di condizionare il sistema politico del nostro Paese e abbiamo questo discorso documentato con un insieme di episodi e di elementi e che la Commissione stessa ha raccolto, che sono serviti anche alla magistratura per andare a verificare reati che attorno a questo fenomeno si sono poi anche determinati nella vita del nostro Paese. Volevo aderire a questo che dice l'Anselmi, nel senso che il documento parlamentare della Commissione poi parlamentare è un documento politico e su questo non vi fu discussione. Ma non è una brutta parola. No, bellissima, anzi la valorizzo. La cosa che invece non è da condividere è che nei successivi avvenimenti giudiziari il documento politico sia diventato un documento giudiziario e quindi processuale. Questo non è esatto. Cioè il documento politico nella sua versione può essere condiviso, non può essere condivisa l'idea che da quel documento politico siano emerse responsabilità individuali che viceversa sono state smentite dall'esperienza giudiziaria successiva. Solo questo. Ma la lettura di un documento politico non può portare delle conclusioni astratte.
Se politicamente condivisibile, dovrà pure avere degli effetti anche su ciò che prospetta, quant'altri debbano prendere in esame la situazione denunciata dalla Commissione parlamentare. Contesterei però il principio che la responsabilità politica possa trasformarsi in responsabilità penale. Nessuno... quindi direi questo, che nessuno può mettere in discussione e questa è la commissione d'inchiesta. Questo direi perché, che non c'è perché questo è proprio nella natura di una commissione parlamentare. Certamente, ma infatti questo ma è vero anche il contrario, cioè che una soluzione giuridica non vuol dire soluzione storica o politica. Certamente. Noi invece stasera richiamo molto questo. Tutte le soluzioni giuridiche, tutte le soluzioni tribunali vogliono dire non diciamo questo. Io sto introducendo un altro argomento, è che nelle stragi, oltre le componenti di cui abbiamo parlato, dell'estremismo eversivo di destra, delle deviazioni dei servizi, c'è un'altra componente molto forte, che è quella della criminalità organizzata e mafiosa, che accanto a quelle stragi e a quei protagonisti ci sono altre stragi ed altri protagonisti. A Firenze si è data la prova in due giudizi di primo e di secondo grado che c'è un soggetto importante in questo paese, altrettanto pericoloso se vogliamo rispetto agli altri protagonisti, che è la criminalità organizzata mafiosa. Questo soggetto che è presente nel nostro paese, da Portella della Ginestra, che non è un argomento da comizio, è una strage politica organizzata e voluta dalla mafia, come quella del 904, finché queste sentenze possano reggere, che danno un connotato nuovo alla storia del nostro paese. Non possiamo neppure dimenticarci, Zavoli, che nel processo di Palermo ci fu un imputato, Liggio, che confermando le dichiarazioni di un noto pentito, disse che per il golpe borghese, per esempio, era stato consultato ed era stata chiesta la presenza e la forza della mafia in quel progetto eversivo. Quindi, quando facciamo un discorso complessivo sulle stragi, bisogna stare attenti a non generalizzare, ma neppure a dimenticare che accanto, appunto, all'eversione di destra, ai servizi deviati, agli uomini inquinati da, come ricordava l'onorevole Anselmi, presenze e inquinamenti piduiste, c'è anche un altro soggetto che a Firenze ha trovato una sanzione penale così forte come l'ergastolo a questi due protagonisti. Sì, a questo proposito, perdonatemi, vorrei leggere quanto è scritto nella motivazione della sentenza di primo grado per la strage del Rapido 904. Si legge fra l'altro: non meraviglia, scrive il giudice Aldo Giubilaro, che la mafia ricerchi il controllo in sede locale, meglio se nazionale, dell'assetto politico, oltreché di varie forme di inserimento nel mondo economico e finanziario. Chi accumula migliaia di miliardi non può essere privo di progetti politici. Entra perciò nel mercato legale, si impossessa di banche o di altre strutture economiche. In questo modo siamo già alla trasformazione di un sistema criminale in un sistema politico. Tale trasformazione propone l'attacco ai partiti, al sistema democratico, a ciò che è nemico, che è avversario. Onorevole Casini, tutto quanto ci stiamo dicendo significa che il pericolo per l'istituzione non è cessato, che anzi le istituzioni devono temere altri attacchi. Ma io ritengo che non si possa mai dire che i problemi sono finiti. Oggi si dà per consolidata la risposta dello Stato, ma allora non lo era. Io credo che noi abbiamo il dovere di farcene carico nella ricostruzione storica. Perdoni, onorevole Casini. Noi abbiamo come punto di riferimento un processo che si svolge a 10 anni da quegli eventi, di cui non parliamo per rispetto alla magistratura, ma il fatto a cui facciamo riferimento non è quella dolorosissima cosa che è accaduta, di cui conosciamo perlomeno gli effetti. Noi stiamo parlando di qualcosa che è la conseguenza di quell'evento, di cui non conosciamo nulla purtroppo. Certo, ma perché non conosciamo ritengo nulla? Che nell'esame dei fatti, nell'esame delle insidie che la nostra democrazia ha corso, certamente dobbiamo rifarci a quei momenti, a quel contesto storico. La bomba a Bologna e la risposta della gente che scende in piazza e dà una prima risposta che dimostra la solidità delle istituzioni, poi verranno le risposte ad alti livelli. Certo, questa sera noi ci riferiamo però ad avvenimenti che nel tempo risalgono a 10 anni fa, anche di più. Lo stragismo ha trovato lo Stato pronto, ha trovato la gente che è scesa in piazza a manifestare una propria solidarietà, ha dimostrato perlomeno che lo Stato
Che fosse era, pronto, mi pare che difficile poterlo più, sostenere. Che lo Stato era uno più... Stato inquinato, uno Stato deviato, in alcuni suoi organi importanti, altro che pronto. Uno Stato in alcuni organi deviato. Tu stesso l'hai ammesso, no? Sì, ma uno Stato che nel suo complesso ha dimostrato solidità. Le istituzioni, credo che sia l'analisi comune questa sera, hanno retto. Hanno retto non solo perché la gente è scesa in piazza a manifestare la propria solidarietà verso le istituzioni democratiche, ma anche perché gli apparati di vertice hanno saputo isolare le deviazioni. Nessuno pensa all'eversione nera o al terrorismo rosso come a fatti capitati senza collegamenti e interconnessioni reciproche, interconnessioni interne ed internazionali, ma interconnessioni anche con la delinquenza comune. L'Anselmi ha ricordato l'omicidio del presidente della regione siciliana Mattarella. Lì c'è stato un esempio concreto di connivenza di poteri criminali diversi che concorrevano nel disegno antistituzionale. E vorrei aggiungere che il disegno antistituzionale si è concretato in due momenti. Un momento è stato l'insidia contro le istituzioni, la bomba, l'omicidio. L'altro momento è stato l'infiltrazione negli apparati dello Stato per cercare in qualche modo di stabilire una zona di copertura rispetto a chi doveva mobilitarsi ed indagare. È qui che si gioca anche il nostro lavoro di commissione d'inchiesta. Sì, è qui che mi sembra sia cosa, la parte più interessante. Dice una cosa esatta, perché nessuno contesta, ma molto grave. Ma stai dicendo una cosa esatta quanto grave. E la gravità sta precisamente nel fatto che tu devi riconoscere che non esiste un controllo e una vigilanza adatte, sufficiente ad impedire che si ripeta quello che si è ripetuto in tutti questi anni. Onorevole l'avvocato Montorsi sembra che si onorevole, sia infilato. No, ma a parte Montorsi... No, perché la vigilanza bisogna che l'abbiamo tutti. Onorevole, ma io parlo dello Stato. Onorevole Zangheri, mi sembra che ci sia una tesi, che è una tesi che io ho enunciato all'inizio di questa trasmissione. Nessuno nega che ci siano state individuali deviazioni o deviazioni di alcuni apparati dello Stato. Noi sosteniamo che la capacità delle istituzioni è stata più forte perché è riuscita ad isolare questi fenomeni eversivi, che certo ci sono stati e che nessuno contesta nella loro esistenza. Il problema è capire a che livello vi sono state eventuali coperture. Noi diciamo che anche il potere politico è stato capace di incidere con necessaria energia nell'isolamento di fatti di questo tipo. Ma no, in modo non sufficiente. Zavoli, in modo non credo, sufficiente. Credo che bisogna fare un punto anche per quanto riguarda ciò che ha detto Zangheri e Cassini. Io credo che non dobbiamo seminare incertezza nell'opinione pubblica. Ma è pubblica, nelle cose l'incertezza, non no, è incertezza nelle cose. Nell'opinione pubblica che gli apparati di sicurezza dello Stato, della polizia, dei carabinieri, dell'apparato giudiziario oggi sono in condizioni di difendere la legalità democratica. Io credo che questo deve essere il messaggio che noi diamo al Paese. Ma Villetti, non solo oggi, anche ieri, perché la stragrande maggioranza dell'apparato dello Stato, delle forze dell'ordine, è stato in grado di battere questa sfida terroristica ed eversiva. Questo va detto, almeno io ritengo che Cassini, sia stato così. Non sono assolutamente, non sono assolutamente in dissenso con te. Io facevo una critica per il presente, si può ragionare per il passato. Ma è la verità, è che delle deviazioni si viene a sapere sempre dopo. Vogliamo fare il ragionamento, sul passato? Ma noi pensiamo veramente che se l'apparato di polizia, dei carabinieri, l'apparato giudiziario e anche una parte dei servizi segreti del governo fosse stata in qualche modo corrotta, inquinata, con poteri occulti del paese, noi saremmo riusciti a difendere la democrazia? No, ma che bastava, fascicoli, 150.000 fascicoli che bastava, no, ci sono stati, sì, ma e ci sono ancora soprattutto. Ma qui stiamo parlando di fatti. No, perché su questo bisogna essere assolutamente chiari. Che bastava che scendessero in piazza le masse. Questo non l'ha detto nessuno, però ci volevano. La democrazia. Non bastava, certo, ma era necessario. Certo che ci siamo scesi tutti. Certo che ci volevano. Era necessario. Però noi dobbiamo dire che il corpo della democrazia, dello Stato,
degli apparati di sicurezza è stato nel corso di questi anni sano, che ci sono state delle deviazioni anche gravissime, che queste deviazioni in parte sono state individuate, certo, in parte no, giusto, che questo crea la necessità di indagini e di inchieste e di controlli, di controlli e di accertamento di responsabilità personali, non sulla base di teoremi politici. Questo è il problema e il compito che abbiamo. Però secondo te i controlli attuali esistono e sono sufficienti? Lei mi è scavalcato. Sei in grado di dare una garanzia su questo? Parlo più per tu che sei così certo che le cose andranno nel migliore dei mondi possibili d'ora in avanti. Sei certo che i controlli esistono e sono sufficienti? Io innanzitutto sono molto rassicurato dal clima internazionale. Sì, perché tu ripeti la tua tesi, no, perché secondo il pericolo me viene dall'esterno. È finita una guerra, la guerra fredda, sì, che ha avuto i suoi caduti. Sì, che ha avuto i suoi caduti. E molte responsabilità e molte spiegazioni, sì, sì, e interpretazioni verranno prima o poi fuori. Ascari. Ma io ho avuto da questo dibattito, al quale ho assistito con estremo interesse, la riprova della esattezza di quanto avevo detto, cioè di una estrema politicizzazione, anche in questa sede, delle diverse verità che sono state propugnate, ciascuna come esemplare. E quando io all'inizio del mio primo intervento lamentavo che questa politicizzazione estrema era stata alla base di tanti insuccessi, dicevo una cosa esatta, del che mi sembrava poi una riprova clamorosa il Parlamento stesso, che quando veniva chiamato, ad esempio, a giudicare della responsabilità di un ministro o di una che fosse soggetto al suo giudizio, bianco, trovava tutti i bianchi schierati per la sua innocenza e tutti i rossi schierati per la sua colpevolezza e viceversa, il che era la prova non di un giudizio ma di un pregiudizio. Voglio dire però che almeno nel passato questa estrema politicizzazione ha avuto conseguenze sulla magistratura e poi ha avuto conseguenze sulle giurie popolari, perché noi non dobbiamo dimenticare che i grandi processi di strage andavano giudicati da delle tribunali, diciamo così, che erano composti, ad esempio, da due magistrati togati e da sei giudici popolari. Ora è evidente che i giudici popolari sono meno degli altri corazzati alle suggestioni politiche. Ed era proprio per questo che certe campagne di stampa che precostituivano o i colpevoli o gli innocenti erano maggiormente dannose, perché colpivano certamente la sensibilità delle giurie popolari. Poi, se io ho detto che a questa politicizzazione ha corrisposto da parte di taluni organi dello Stato, e mi pare di aver detto già una cosa grave, una carenza che in alcuni casi si è trasformata in opera di favoreggiamento di alcuni imputati di una certa matrice. Questo non vuol dire che ne siano responsabili tutte le istituzioni. L'affermare che vi sono stati degli uomini preposti a dei delicati organi dello Stato, i quali, anziché aiutare lo Stato a individuare i colpevoli, hanno invece aiutato i colpevoli a sottrarsi alle loro responsabilità, mi pare già di dire una cosa molto grave. Però questo non vuol dire generalizzare, non vuol dire investire di un solo giudizio negativo tante persone. Vuol dire solo che questo ha potuto avvenire in una Italia nella quale diciamo così, non tutte le strutture hanno fatto il loro dovere, ma questo perché alcuni uomini sono venuti meno appunto a quello che era il loro indeclinabile dovere, e purtroppo spesso, anzi sempre, la resistenza di una catena è quella del suo anello più debole. Noi qui stiamo tutti dicendo che la democrazia italiana ha retto,
è ovvio, non saremmo qua. Stiamo dicendo che le istituzioni hanno retto, eccetera. È difficile trovare degli indicatori precisi, ma uno importante è il confronto internazionale. Come mai di tutti i paesi europei solo l'Italia ha vissuto le vicende che ha vissuto in questi ultimi, in questo dopoguerra? Di tutte le democrazie europee solo quella italiana è stata insanguinata in maniera feroce come è stata. Ecco, io direi che questo... Scusa Ferraresi. No, scusa, no, voglio dire, scusa, ma... questo è... vero anche che questo è l'unico paese che ha fatto i processi per strage. La Germania non ha processato per la strage di Monaco. D'accordo, però non c'è stata altrove una continuità. Sì, di episodi drammatici come c'è stato in Italia. Questo mi sembra difficile, difficile vero, negare. E in una negarlo. Valutazione complessiva, diciamo, dell'efficacia, del funzionamento di un sistema politico, mi sembra che questo sia un dato innegabile, sul quale poi possiamo dare valutazioni di altro genere. Soffermiamoci un attimo su questo problema. Perché l'Italia? Il nostro paese non ha un sistema... non ha avuto un sistema di alternanza e di ricambio della classe dirigente. Era considerato nell'arco delle democrazie occidentali sicuramente il paese che aveva all'interno forti tensioni autoritarie e comunque anche totalitarie. Ha torto o ragione? Cioè una situazione di un equilibrio molto precario del paese, molto precario. Nell'ambito dei paesi NATO sicuramente l'Italia poteva essere considerato l'anello debole. Questa è una riflessione non di poco conto e allargo il raggio perché non parlo soltanto dell'est europeo ma parlo anche di una circolazione che è avvenuta attraverso il Medio Oriente e che ha portato tensioni nel nostro paese. Nell'Occidente tu non parli mai. No, ma scusate, io credo che nessuno... No, io credo... Attenzione, Zanker, io non credo che nessuno si autodestabilizza. Io non credo che nessuno si autodestabilizza. Io non credo che da parte di autorità legali, ufficiali, politiche, riconosciute del sistema dell'Alleanza Atlantica ci sia stato un tentativo di destabilizzazione dell'Italia. Se credessi questo... non rimarrei e non sosterrei che l'Italia deve stare nell'Alleanza Atlantica. Anche perché lì se tu arrivi. Possono essere state deviazioni. Ah, deviazioni. No, no, se parliamo anche di. Là no, no, se parliamo di deviazioni, non parliamo di governi ufficiali, sì. Di leadership dei paesi occidentali. È difficile poi farli salire al governo un'iniziativa, per esempio, di un grande servizio, di una grande potenza. No, Zangari, perché bisogna essere. È molto difficile da questo farlo. Punto di vista, bisogna avere una coerenza molto stretta. Se si pensasse che all'interno dell'Alleanza Atlantica e della NATO, non oggi, ma anche 10 anni fa, in qualche nostro partner, piccolo o grande, avesse tentato di destabilizzare il nostro paese, allora tu dovresti essere conseguente e dire che il nostro paese non può stare nell'Alleanza Atlantica e nella NATO perché non è un patto di difesa. Villetti. È un patto che inquina. Villetti, scusa, non è un mistero per nessuno che la CIA ha interferito in più occasioni nella vita politica italiana. Generale Viviani. Io sono perfettamente convinto di questa interferenza internazionale, che ci sia stata questa interferenza internazionale, sia da parte dell'Occidente, CIA, abbiamo ricordato poco fa, sia da parte dell'Unione Sovietica, KGB. Io sono perfettamente convinto, per esempio, che il terrorismo è stato vinto in Italia non tanto, e anzi non solo, per la capacità di reazione della nostra gente, delle nostre istituzioni, quanto perché c'è stato un progressivo disinteresse dell'Unione Sovietica in questa direzione. Generale, le diceva io ne sono convinto. Lei è convinto per via, diciamo, di ragionevolezza o perché no, ne ha le prove? No, ne sono convinto per l'esperienza che ho tratto nei 4 anni in cui ho diretto il controspionaggio e per gli studi che ho fatto in questa materia, su questa. E poi le ha scritte queste cose, generale Viviani. Le ha scritte. Io ho dei dubbi che si possa affermare tranquillamente che in Italia le stragi siano state fatte per destabilizzare. A mio avviso invece i fenomeni stragisti che sono avvenuti per stabilizzare. Che cos'è la strage? La strage è il culmine di un concetto di violenza. Ma in Italia i concetti di violenza usati per reggere lo Stato si sono sempre fatti. Portella delle Ginestre, ricordava Pio negli anni 45-46.
Io aggiungo Genova negli anni 60. Genova fu un fatto di violenza attraverso il quale una parte dello Stato impedì che altri prendessero il potere restando al governo. Dopo Genova nacque il centro-sinistra. Come si fa a dire che in Italia le forze della NATO o meno non hanno interferito nella vita del paese? E agli atti, no, guarda, io ho detto che non c'è stato. No, no, scusa, non c'è arrivo. No, no, d'accordo, un disegno da parte di un nostro partner di destabilizzazione, grande, certo, di destabilizzare l'Italia. Concordo perfettamente con te, Villetti, su questo. Un disegno. Concordo con te perfettamente, difatti sono anch'io il primo a dire che ho fatto la premessa, le stragi non per destabilizzare, quindi è assurdo pensare che i paesi della NATO volessero destabilizzare, però io dico, non si può affermare che la vita politica del paese si sia sviluppata senza le interferenze anche degli amici della NATO. E basta ricordare come è nato in Italia il centro-sinistra. Sappiamo i soldi che sono stati versati, sappiamo tutto. Quindi oggi, nel momento in cui concludo per quel che riguarda la mia posizione di avvocato in questo dibattito, a me che cosa preoccupa? Preoccupa che non si è ancora capito che il motivo di fondo, secondo me, per cui non si scopre la verità sulle stragi è perché non si ha il coraggio di andare a cercare la verità anche da un'altra parte. Piro. La strage di Piazza Fontana, da cui comincia la tua notte della Repubblica, fa vedere che improvvisamente lo Stato non c'è. Perché? Perché vuol dire che tu puoi essere massacrato impunemente in quella condizione. Ma c'è di più. In Italia, proprio per queste ragioni, non c'è mai stata una grande coesione nazionale, perché la divisione politica è stata molto forte. A forze popolari che cercavano di rendere democratica l'Italia giolittiana si rispose come si rispose. E questo poi ha creato un meccanismo di continuità con alcune delle strutture che si erano consolidate nel lungo periodo. Qui Villetti, secondo me, ha ragione su un punto. Quando una potenza straniera decide di intervenire, trova gli italiani molto divisi, perché, diciamola proprio così, gli italiani di centro non si ritengono sicuri, lo ha dimostrato Casini, il quale dice, c'erano servizi deviati. Gli italiani di sinistra, pure loro cercano a un certo punto di farsi una struttura che indaghi e pensi qualcosa. Qui c'è Guido Calvi, lui ricorderà che cosa successe quando dopo la strage di Piazza Fontana ci fu un terribile libretto, oggi si può dire terribile col senno di poi, la strage di Stato. Da lì nasce questo nome, che è un libretto che viene fuori e in cui la dietrologia comincia a impossessarsi della mente, perché dice, ma allora era tutto un disegno preordinato. E naturalmente mettiamoci dalla parte di quelli di destra, i quali si vedono spesso coinvolti in vicende nelle quali poi devono difendersi perché ritengono di non avere minimamente responsabilità penali, ma di essersi a loro volta solo difesi da quell'aggressione. Dopodiché la contrapposizione è diventata così forte che ciascuno dava la sua verità giudiziaria. Ecco, io a distanza di tanti anni mi domando cosa posso giudicare dai fatti quando i fatti ci danno qualche processo, ma tutti gli altri processi non ci hanno dato finora elementi chiari e certi. Allora qui la questione va posta per come va posta, i procedimenti per come si sono fatti fino ad ora non hanno dato risultati certi e questo è un problema vero. Ha chiesto la parola all'onorevole Maceratini. Ma non in dissenso con il collega Piro, no, anzi. A sostegno io credo, perché negli anni in cui si è discusso e si discute ancora, io ricordo per esempio un articolo apparso il 1 giugno 1986 sull'Avanti, del ministro Formica, l'attuale ministro Formica, il quale dice chiaro e tondo, prendendo lo spunto da una nota del generale Viviani, dice qui ci dobbiamo mettere in testa che l'Italia ha una storia recente, corta, tutto quello che volete, ma noi con la sconfitta militare del 45 abbiamo perso le chiavi di casa. Cioè l'origine della strage come fatto di servizi segreti stranieri che hanno fatto dell'Italia il campo di battaglia è una cosa, poi la gestione politica, l'utilizzazione, lo sfruttamento della strage è un'altra. Ecco, io credo che questo sia una linea. Perché? Perché troppe volte la assoluta impossibilità di varcare il muro della incomprensione, come è potuto accadere, non ci sono elementi, ci fa ritenere, ecco, che per esempio si pensi che i nostri servizi segreti, e lo sappiamo, a un certo momento si sono divisi in filo arabi e filo israeliani.
Noi avevamo i due partiti qui, ma quelli lì stanno facendo la guerra, arabi e israeliani, non scherzano, non avrebbero timori a scatenare anche qui dentro qualcosa se i loro interessi di nazione, di etnia glielo chiedessero. Ecco perché le tesi precostituite sono servite sul piano dello sfruttamento elettorale, certamente, ma non ci hanno portato alla verità. E io questo volevo ricordare. Attenzione, io ho parlato di cornice internazionale. Franco Piro ha parlato di generalizzazioni. Noi però abbiamo conosciuto sovversivi, neri e rossi in carne ed ossa, culture reazionarie e rivoluzionarie che si sono posti il problema di sovvertire le istituzioni. Questo bisogna sempre tenerlo presente, perché il fattore internazionale entra in una miscela che può essere resa infiammata. Sulle piste internazionali il rilievo da fare è duplice. Che vi siano connessioni di questo tipo è dimostrato da più testimonianze, in ordine ad esempio ai paesi dell'est, in ordine a tesi da dimostrare anche in riferimento all'attentato al Papa, di cui proprio in questi giorni si sta parlando. Ma io ritengo quel terreno di incontro è stato un terreno su cui si sono registrati momenti di unione di forze eversive diverse. Io non ritengo che solo le versione rossa, ma anche le versione nera, ha trovato alcuni momenti di collegamento in un humus che fornivano i paesi dell'est. Però diffido, in linea generale, della tesi di sovranità limitata del nostro paese. Noi avevamo degli impegni atlantici, internazionali, chiari e definiti in una cornice di alleanze, ma ho paura che questa tesi della sovranità limitata finisca per essere una deresponsabilizzazione in ordine al problema profondo delle stragi. Calvi. Io sono abbastanza diffidente su questo discorso che fa perno un po' sulla pista internazionale, per molte ragioni. Primo, perché dalle carte processuali non emerge con forza un'ipotesi di questo genere, e quindi siamo di fronte ad un'analisi politica complessiva. Ah, ma guarda, l'altro, Calvi, l'altro mi pare che sulle stragi nere tu dici che molte cose non sono chiare, anzi c'è molto da chiarire. Non probabilmente c'è da chiarire complessivamente nel fenomeno del terrorismo. Non c'è dubbio, tutto si potrà chiarire. Ciò che voglio dire è che dalle carte processuali non emerge con forza questo tipo di analisi e rimane un'ipotesi plausibilissima, dico, però un'ipotesi politica che è un po' di contorno esterno. Però sarei molto prudente, per il semplice fatto che, e io sono molto diffidente su questo, perché tutti i depistaggi vertevano proprio sulla pista internazionale, cioè il tentativo di stornare l'indagine è proprio da un contesto che riguardava il nostro orto interno. La pista internazionale è stata sempre usata come un modo per impedire ai magistrati di indagare su responsabilità molto contigue a noi. Ecco allora ciò che voglio dire, è che in tutto questo, come dire, in questo quadro complessivo di incertezze, in un quadro complessivo di grande forza delle nostre istituzioni, qui si è parlato molto di uomini, io voglio porre al centro però una parte delle istituzioni del quale si è parlato poco e non sempre bene, cioè la magistratura. Cioè, di fronte alle stragi spesso i giudici sono stati lasciati soli, hanno avuto di fronte una partecipazione corale di popolo molto forte, però sono stati oggetto non tanto di solidarietà o di attacchi, ma soprattutto di interferenze molto forti per impedire che accertassero le verità. L'invenzione della strategia dei treni, per esempio. Non c'è dubbio, tant'è vero che siamo arrivati a una condanna di alcuni uomini, di altri responsabili dei servizi, oppure addirittura nel processo di Piazza Fontana una delle poche condanne fu data proprio per gli attentati ai treni stessi.
Certo è però che la magistratura ha trovato grandissime difficoltà nell'andare avanti, nell'accertare questa responsabilità. Di qui questi margini insoddisfacenti, di qui la difficoltà di accertare l'intera verità. Però una cosa è certa, i depistaggi andavano a parare sempre al di là del nostro orto, al che mi sembra che a questo punto le responsabilità vere vanno accertate e indagate ancora all'interno del nostro apparato. Avvocato Dea. È un dato certo che l'indicazione della pista internazionale come una delle possibili fonti dello stragismo ha dato luogo alla contestazione della calunnia a carico di Gelli nel processo di Bologna. Quindi voglio dire, è tanto esatto questo che dice Calvi di diffidare sull'indicazione della pista internazionale, per quanto è scontato che questa verosimiglianza è del tutto occasionale ed infondata e ha dato luogo a questa determinata censura. Voglio aggiungere, quando si parla dell'assenza della magistratura, in questo senso io vorrei contrastare questa idea. Cioè non vi è dubbio che il potere politico ha avuto in certi momenti di vacanza, ha consegnato alla magistratura la opportunità di riempire spazi che poi ha tentato di recuperare invano. Non si può censurare la magistratura da questo punto di vista, perché non c'è dubbio che in alcuni momenti ha potuto coprire degli spazi che gli sono stati lasciati. Voglio dire che invece da censurare la strumentalizzazione che avvenga di determinati fatti e circostanze, come per esempio della pista internazionale, per creare intorno a questa presunta pista internazionale un discorso politico e una responsabilità individuale da un punto di vista giudiziario. L'avvocato Calvi ha prestato all'avvocato Dehan un argomento difensivo non da poco. Ah sì, notevole, notevole. Ma infatti io e Calvi siamo spesso d'accordo. Rispondo in corte di assise e in totale d'accordo. Disaccordo. No, tu puoi dire in totale disaccordo, ma i dati storici sono questi. Presidente Anselmi. La commissione di indagine sulla P2 non ha escluso la possibilità, diciamo, di interferenze anche straniere, tanto che abbiamo usato un'immagine nella relazione conclusiva delle due piramidi, quella che abbiamo indagato, l'altra rovesciata, sulla quale non abbiamo trovato elementi sufficienti se non per aprire un interrogativo, ma onestamente senza avere elementi probatori. Però ecco, tutta l'indagine ha portato la Commissione ha un giudizio sul tentativo di operare all'interno del nostro paese, perché la democrazia nel nostro paese diventasse una democrazia compiuta. E in questo senso la prima fase in cui ha operato la P2, le sue collusioni con l'eversione, è un'azione che tendeva a bloccare il processo in corso del centro-sinistra. È venuta poi la seconda fase, quella in cui la P2 ha preferito occupare spazi all'interno delle istituzioni. Abbiamo detto una parte dei vertici dei servizi segreti. Il fatto stesso, dico, per cui la massoneria ha sciolto la P2 per la sua anomalia. Una loggia massonica che aveva più di 100 fra generali e ammiragli, che aveva un numero di politici, che aveva magistrati, che aveva un numero notevole di giornalisti, per come essa si era configurata, era così anomala che la stessa massoneria è intervenuta finalmente a sanare la situazione. E che non fosse solo massonico l'elemento di coesione lo mostrano una serie di episodi, ne cito uno solo: quando a casa di Gelli arrivano quattro generali dei Carabinieri e il procuratore generale della Repubblica, interrogati da noi hanno detto che erano andati a comprarsi il vestito con lo sconto. Fu una cosa risibile questa che venne detta alla Commissione. Chiaramente si trovavano per motivi politici che poi furono documentati, erano i motivi generali, politici che Gelli ha descritto nel piano di rinascita, quindi un progetto politico. Allora ecco, credo che si tratta per noi non solo di riaffermare la fiducia nel nostro paese e nella sua volontà
di rimanere un paese democratico, ma anche di mettere in atto tutti quegli accorgimenti affinché nel nostro paese la vita democratica si svolga secondo le scelte che in libertà i cittadini vengono a fare e non perché altri poteri tramano in modo occulto e vorrebbero opporre la loro visione politica e i loro obiettivi. Onorevole Anselmi, può sfuggire a qualcuno dei nostri ascoltatori il nesso tra la visita di questi personaggi a Gelli e la richiesta di avere un abito con lo sconto? Forse dovrà dirci qualche cosa di più. Sì, noi abbiamo domandato, li abbiamo interrogati, perché siete andati tutti lo stesso giorno, alla stessa ora, in casa di Gelli. E la risposta che ci diedero separatamente, tutti e quattro, tutti e cinque, fu che erano andati a comprarsi un vestito, perché Gelli, che allora aveva una funzione alla Lebole, glielo procurava con lo sconto. Ma non sarà stato un grembiulino? Quindi questa risposta evidentemente copriva che cosa? Tendeva a coprire la ragione vera di quell'incontro, che era politica. Era una discussione sul pericolo che l'Italia andasse a sinistra e quindi bisognava chiamare a raccolta tutte le forze che impedissero questo passaggio. C'è poi una voce che in questo dibattito non possiamo non ascoltare. È quella dei familiari delle vittime della strage di Bologna. Un'umanità variegata che tocca vari ceti, età, professioni, mestieri. È qui con noi Torquato Secci. Si vuole accomodare. È il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna. Ecco, si accomodi. Signor Secci, lei pensa che lo Stato si sia fatto carico compiutamente di una così grande e dolorosa tragedia individuale e collettiva? No, perché posso dire per esempio che mentre è stato provveduto per i morti e per i familiari delle vittime, non è stato affatto preso ancora in considerazione il risarcimento dovuto a coloro i quali sono rimasti feriti e feriti in maniera molto grave. In quali forme, per quali ragioni concrete, ideali, la lunga indeterminatezza delle indagini e degli iter giudiziari ha ulteriormente pesato sul dolore delle persone come voi? In maniera decisiva, perché era una tensione continua che non trovava nessuna ragionevole giustificazione. Noi eravamo già convinti e a conoscenza dei depistaggi che si verificavano e non accettavamo l'indifferenza con la quale questi depistaggi venivano avanti e portavano i tempi a lunghezze eccessive. Noi abbiamo un problema però in piedi gravissimo, e che è quello dell'approvazione della nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. Noi nel 1984, pensando che il segreto di Stato avrebbe potuto rendere difficile la ricerca della verità, preparammo questa legge che nel caso esclusivamente delle stragi e del terrorismo non evitasse assolutamente che il governo potesse mettere il segreto di Stato e quindi non consentisse più ai giudici di andare a fondo per conoscere la verità. Abbiamo presentato questa legge il 25 luglio 1984, le promesse sono state molte, però i fatti sono stati pochi. Oggi, a 6 anni di distanza, quella legge è ancora chiusa in un cassetto del Senato. Malgrado il Senato avesse il compito e l'ordine e l'impegno del proprio regolamento che gli impone l'esame delle leggi entro 6 mesi. Quindi noi a questo punto ci siamo resi conto che la situazione, per quale motivo non si esaminava questa legge. Ora, noi però non ci siamo fermati a questo punto, noi siamo andati ancora avanti, abbiamo sottolineato questa sottovalutazione e diciamo che si sottovaluta anche l'articolo 71 della Costituzione,
sottovalutando l'articolo 71 della Costituzione, si sottovaluta la Costituzione stessa, la Carta Costituzionale. Quindi noi diciamo che i senatori, non sottovalutando il problema di questa legge, finisce per sottovalutare le ragioni che dovrebbero portarlo invece ad esaminarlo. Allora noi abbiamo diffidato il Senato chiedendogli di esaminare la legge entro 90 giorni. Questo non è avvenuto. Non essendo avvenuto, noi avevamo segnalato che avremmo fatto ricorso alla Corte Costituzionale, dicendo appunto della sottovalutazione della legge, dell'articolo 71, della Carta Costituzionale e quindi direi tutte le parti negative, tutto ciò che ne sarebbe conseguito a questo fatto. Ecco, lei sarà testimone certamente di storie che testimoniano di quanto quella tragedia abbia lasciato dei segni profondi nella vita, nei destini delle persone che sono sopravvissute. Perché non racconta la sua storia? E mio figlio era di passaggio a Bologna, mio figlio si era laureato al DAMS, era stato molto bravo, il professor Eco lo teneva in grande considerazione, e però stava cercando di iniziare una propria attività e doveva quel mattino andare a Bolzano per vendere alcune rappresentazioni di alcune compagnie che già lui amministrava, teneva sotto controllo. Il treno con il quale arrivò lui arrivò in ritardo, veniva da Viareggio, arrivò in ritardo, dovette aspettare un altro treno che partiva dopo le 10.25 e quindi lui a quel punto ha subito completamente tutti i dolori e i pesi della strage, ma non è morto subito, è morto il 7 agosto dopo una penosissima trafila nella quale tra cure e il resto gli avevano tagliato la gamba destra, era bruciato completamente, era bruciato anche un polmone, i capelli bruciati, tutti quanti. Insomma, la sua agonia è stata terribile. Ed è stato uno di quelle vittime che è stato visitato dall'onorevole Bertini su al settimo piano dell'ospedale maggiore. Lei di dov'è, signor Secci? Io sono di Terni. E quel giorno dov'era? Ero a Terni. E quando arrivò a Bologna? La mattina successiva, perché non sapevamo dove rivolgersi, se non che nel viaggio per Bologna ritelefonai a casa, intanto mia moglie era riuscita a sapere che era stato portato all'ospedale maggiore e che quindi io l'avrei trovato all'ospedale maggiore. Se lo guardai, come in queste circostanze uno ha un po' la sensazione di dire ma che questo che c'entra, che vuole, eccetera. Invece no, vidi proprio che nel viso, nell'espressione del viso c'era quell'attenzione, quella... Per cui dissi, io ho mio figlio che è grave all'ospedale maggiore e lui mi portò all'ospedale maggiore. Durante il viaggio mi disse, guardi, lei in questi giorni che si trattiene qui, stia tranquillo, prenda i taxi perché il comune ha pensato a tutto quanto. Difatti poi io arrivai all'ospedale maggiore. E fu facile o difficile trovare il suo figliolo? No, fu facilissimo. Fu facilissimo perché era stato individuato perfettamente, io arrivando in effetti mio figlio era un rudere in cattive condizioni, non solo un rudere, quindi dopo un po', preparato da questa presentazione fattami dal medico, arrivai a lui e lui di tutto intubato, eccetera, senza la gamba, tutto bruciato, eccetera, con momenti di incoscienza e momenti di coscienza. Tant'è che in uno di questi momenti di coscienza, io che gli facevo coraggio, lui fece un verso con la bocca come lo poteva fare, come era uso farlo. Come per dire, per carità, non disperare neanche, insomma, e difatti così è stato.
Signor Secci, mi dispiace di aver richiamato quel giorno. No, no, no. La ringrazio molto. Grazie. Prego. Credo che una sede come questa, aperta al dialogo, per definizione, debba consentire anche qualche riflessione autocritica. Ciascuno sul proprio fronte, cioè con ruoli e gradi di responsabilità evidentemente molto diversi, avete qualcosa da rimproverarvi, ma anche da addebitare per ciò che non è stato fatto? C'è qualcosa che non si è potuto o voluto fare? Onorevole Zanger. Ma a me pare che questo trascinarsi della ricerca della verità sulla strage di Bologna e anche su altre stragi si è potuto verificarsi anche perché non tutto il mondo politico, parlamentare, non tutti noi e non sempre abbiamo perseguito l'obiettivo di liberare il paese da questa copertura che hanno avuto deviazioni, ostacoli, intralci, depistaggi, una copertura che io ho detto all'inizio attribuibile al nostro sistema politico, il quale probabilmente ha in sé qualcosa che impedisce una rotazione negli organi dirigenti, un controllo maggiore nei servizi di sicurezza, una possibilità maggiore di conoscere, di indagare e quindi anche di fare giustizia. In questo senso ognuno di noi ha la responsabilità di non avere sostenuto un'azione più incisiva, per esempio per l'approvazione di questa legge di cui ci ha parlato Secci, per l'abolizione su questioni di stragi e del segreto di Stato. Villetti. I familiari chiedono la verità, hanno vissuto un dramma, una tragedia. Io mi chiedo, un paese sviluppato, democratico, civile, come l'Italia, può consentire che questi processi durino decenni, istruttorie lunghissime, non finiscono mai, ci si perde in un mare di carta. Ecco, io credo che questo veramente debba essere una lezione che traiamo da queste vicende. Questo non deve più accadere nel nostro paese. Avvocato Ascari. Io credo che il ricordo di questa stagione calda di lacrime e di lutti che ha introdotto in quest'aula, in questa sede, tanta atmosfera di drammatica, di drammatico spessore, sia uno sprone perché gli errori che sono stati commessi non siano più commessi, ma soprattutto diano a tutti, nessuno escluso, il senso che la giustizia si può raggiungere proprio perché è drammatica la crisi che ha vissuto, si può raggiungere soltanto dimenticando le passioni ed essendo fedeli ai principi strutturali della nostra civiltà. Professor Ferrarelli. Io prendo sul serio il suo invito all'autocritica e parlo in quanto studioso di questi argomenti e lamento e mi autocritico per il fatto che noi sociologi, politologi, storici ci siamo dedicati troppo poco alle ricerche su queste tematiche e questo ha l'effetto che tutte le nostre ricostruzioni sono sempre parziali e provvisorie, ma in questo caso lo sono più che in altri. Avvocato Cerquetti. La drammaticità della strage di Bologna, il dolore che ha coinvolto e coinvolge tutti noi e la condanna decisissima che da parte nostra ci deve essere nei confronti dei fenomeni più drammatici sono, non ci deve comunque far dimenticare che comunque la giustizia deve fare il suo corso ed accertare con estrema puntualità e certezza le eventuali responsabilità prima di emettere condanne. Generale Viviani. Risponderò con precisione da tecnico alla sua domanda. Finché avremo tre polizie che fanno tutte e tre lo stesso lavoro, finché avremo tanti servizi segreti che fanno lo stesso lavoro,
finché avremo organismi vari che si aggiungono a questi, Copaco, CIS, CESIS e altri commissari vari, non caveremo un ragno da buco. Alla prossima tragedia, Dio non voglia, ci troveremo punto da capo. Avvocato De Angelis. Io sono convinto che a fronte di argomenti delicati e terribili come quelli che sono stati affrontati questa sera, sia dovere, e anche questa senza autocritico, un rafforzamento delle proprie convinzioni democratiche e di adesione allo Statuto Costituzionale Parlamentare della Repubblica. E questo lo dico con estrema convinzione proprio per la delicatezza del compito che ho fin qui assolto e convinto, se mi consentite, che lo stragismo in fondo non è passato, non soltanto perché le istituzioni democratiche erano sufficientemente forti, ma perché lo stragismo in fondo in Italia era sostanzialmente debole e sono 5 o 6 anni almeno che di stragismo non se ne parla più e i coinvolgimenti dello stragismo con personaggi sono probabilmente insensati. Ripeto, voglio chiudere dicendo che se a fronte di questi problemi vi è la sollecitudine e l'attenzione di tutti, non può mancare quella di evitare di creare dei mostri in occasioni e circostanze di questo genere che colpiscono le libertà collettive e le libertà individuali. Onorevole Maceratini. Ma credo che al di là della emozione che coglieva Secci quando ci ha parlato, il messaggio che viene da un uomo così duramente colpito è quello di invocare i politici per le responsabilità che possono avere ad assicurare a questo paese la tutela dei cittadini che non vengano massacrati così in mezzo alle strade. E questo è il messaggio che viene, che abbiamo sentito. Insieme è un'altra autocritica, visto che noi facciamo politica, è quella relativa alla politicizzazione della magistratura. È già stato detto, io lo ripeto in conclusione, non è possibile fare delle indagini che siano precostituite, alla fine non si scopre mai il colpevole e tutto rimane nel vago. Onorevole Casini. C'è uno stacco evidente tra la drammaticità umana della testimonianza di Secci questa sera e lo stesso nostro dibattito, tutto impregnato di politica. Io avverto la responsabilità che sulla nostra commissione grava di dare una risposta a questa grande sete di verità e di giustizia. Ritengo che una democrazia è forte se sa fare autocritica e sa leggere sulla propria storia. Aggiungo un messaggio di fiducia, perché se queste pagine ci sembrano distanti, non solo nel tempo, ciò è possibile anche perché la stragrande maggioranza dello Stato e degli uomini impegnati nel suo apparato hanno dimostrato fedeltà alle istituzioni repubblicane. Avvocato Calvi. Il primo giorno del processo della strage di Bologna mi si avvicinò un signore alto, dignitosissimo, capelli bianchi, il quale mi disse, guardandomi negli occhi, che aveva la prova dell'esistenza degli angeli e mi raccontò questo episodio. Era alla stazione di Bologna con la moglie al suo fianco. Esplose la bomba, della moglie non si trovò più traccia, aveva fatto scudo con il suo corpo. Lui era assolutamente indenne, la moglie era scomparsa. Casi come questi ne ho vissuti tanti, l'ultimo dei quali è anche la drammaticità del caso di Torquato Secci. Ecco, io che rappresento questi cittadini, credo di aver diritto di non aver nulla di cui pentirmi, se non i limiti naturali e personali con cui ho, con tutte le mie energie, difeso questi signori per ottenere quella giustizia che, pur così tarda, qualche spiraglio invece ha cominciato a dare. Onorevole Pio. Sì, c'è stato un paesaggio miserabile di spie, di infiltrati, di gente che non ha fatto il suo dovere. E ci sono stati capri espiatori, persone inventate come colpevoli, persone che poi sono sparite, persone cui non si è saputo più nulla. In questo paesaggio miserabile ci siamo noi, uomini politici, che dobbiamo affrontare queste miserie della politica trasformata in guerra, perché qui c'è stata una guerra. Bene, io penso che le testimonianze umane servono, se ciascuno di noi fa i conti con la verità profonda e drammatica dello stragismo. La strage ha davvero ferito Bologna.
Bologna è la città che ha dato con la sua università medicina e diritto. Noi la medicina siamo ancora in grado di darla, il diritto non l'abbiamo avuto. E penso che questo è responsabilità dei politici e anche di quegli aspiranti politici che hanno usato ogni mezzo per farsi pubblicità ma per non fare giustizia. Onorevole Anselmi. Se credo che tutti noi, ma soprattutto chi ha pagato un prezzo così alto alle stragi, ha diritto di domandarsi, nonostante siano passati tanti anni, chi l'ha voluto e perché. Che non si sia dato risposta a questa domanda è mia convinzione che ciò non è dovuto alle insufficienze e alla debolezza dello Stato, ma perché una parte dello Stato ha colluso con i responsabili di queste stragi. E allora io credo che occorre che ciascuno di noi, chi è nelle istituzioni, operi perché le istituzioni siano trasparenti, in modo che nessuno all'interno delle istituzioni diventi complice di chi attenta alle istituzioni democratiche. Ma credo che saremo più forti, avremo veramente superato la possibilità che queste stragi si ripetano, nella misura in cui i cittadini sempre più parteciperanno alla vita politica, perché la politica sarà ancora vicino a loro, ai loro bisogni, ma anche alle loro speranze. E perché questo sia, soprattutto chi fa militanza politica, deve concorrere a crearne i presupposti. Mi consente di farle una domanda personale, fatta a lei che ha una storia particolare e diversa in tutte queste vicende. Onorevole Anselmi, qual è stato il costo personale, umano, psicologico di una così travagliata fatica? I risultati la ripagano di uno sforzo così lungo e grave o lasciano in lei qualche delusione, qualche amarezza, qualche nostalgia? Certo, ho letto documenti, qualche volta documenti raccolti dai servizi segreti, altre volte fascicoli che la magistratura ci inviava, che mi hanno profondamente turbata. Per tutto quello che vedevo che c'era nel paese, che c'era nel mondo politico, e mi domandavo come avremmo fatto a superare tutta questa realtà. Ecco, però io sono convinta che la democrazia può resistere, può superare questi attentati, anzi può scoraggiarne prima ancora che questi attentati vengano compiuti chi vuole compierli, se non presenta varche a chi immagina che al di là del potere legittimo espresso dal consenso dei cittadini il potere possa essere acquisito con altri mezzi. Ecco perché come singoli cittadini abbiamo il bisogno di esserci, dobbiamo esserci, perché la vita democratica non è solo il voto che diamo ogni 5 anni. È questa partecipazione che ogni giorno dobbiamo rinnovare nella vita del nostro paese. Ecco, sono d'accordo con Bobbio quando ha scritto che una democrazia con la maschera è già una democrazia morta. La democrazia ha bisogno di trasparenza perché tutti possano leggere nella vita democratica del loro paese e fare le loro scelte in libertà. Questo è l'impegno di tutti, questo era l'impegno che il Parlamento ha preso quando, dopo il dibattito sulla relazione della Commissione, ha votato la relazione ma ha votato una risoluzione conclusiva. Io mi auguro che Governo e Parlamento prendano in mano questa risoluzione e oggi, quando dopo anni ancora la verità non la conosciamo, adempia almeno a questa parte di responsabilità che è solo nostra, non certo dei cittadini. Ecco, tra gli impegni presi e onorati, talvolta elusi dal Parlamento, c'è anche una risposta da dare a una richiesta
forte, venutaci dal signor Secci questa sera a nome dei familiari delle vittime della strage di Bologna. È in questo clima che si è fatto di colpo, come posso dire, più inquieto, ma nel senso che ha in qualche modo provocato un senso di solidarietà maggiore che ci attraversa tutti, che si chiude il nostro dibattito. Grazie e buonanotte a tutti. Si muove la città. Con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va. Anche senza corrente camminerà. Ma questa sera le sue vere sulle case sono mille lenzuola. Due a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei. Perché mi perdere se dovessi capire che stanotte non ci sei. La notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.